Benvenuti, benvenuti non solo a voi che siete fisicamente qui a Milano, ma anche ai colleghi che sono collegati da Venezia e anche al Dipartimento della Protezione Civile che ci ascolta da Roma. Oggi avremo, questo pomeriggio, avremo la possibilità di approfondire una tematica di pressante attualità, una tematica che è molto complessa, molto della gestione del rischio. E cercheremo di farlo prendendo in considerazione diverse professioni, partendo dal contesto nazionale italiano, ampliando con l'europeo e con l'internazionale infine, e cercheremo di farlo tentando di dare risposta ad una domanda principale, ovvero cosa possiamo imparare dall'evento del 2011 ha colpito il Giappone, non sapete si è trattato appunto di un mega disastro che si è concretizzato nel verificarsi contemporaneamente terremoto, di tsunami e un incidente nucleare. E prima però di passare a presentare i nostri relatori, lasciatemi presentare molto brevemente. Io sono Monica Cagliari, lavoro a Venezia sempre per la Fondazione Mattei, all'interno del gruppo Disastri Naturali, che è guidato dal dottor Misia. E da anni il nostro gruppo si occupa di vari progetti legati alla gestione del rischio e all'adattamento ai cambiamenti climatici. E in particolare ci occupiamo della stima degli impatti economici di fenomeni siccitosi e alluvionali con riferimento al bacino del Po, e però negli ultimi anni abbiamo un attimo allargato anche i nostri orizzonti e ci occupiamo di gestione del rischio per quanto concerne le piccole isole in via di sviluppo. Ed è stato proprio all'interno di questa attività di ricerca che abbiamo avuto modo anche di conoscere e collaborare molte volte con i relatori, quindi che vi introduco con un particolare piacere, e partendo in ordine appunto di presentazione al professor Tinti dell'Università di Bologna, è uno dei più importanti studiosi di tsunami a livello europeo, e inizieremo appunto i nostri lavori con una panoramica sul rischio tsunami nel Mediterraneo con particolare riferimento poi al contesto italiano. E poi passeremo la parola a Federica Ranghieri, che è l'European Specialist della Banca Mondiale, e condividerà con noi i principali risultati, le principali conclusioni del progetto Learning from Mega Disasters, finanziato dalla Banca Mondiale e dal governo giapponese, con lo scopo specifico appunto di condividere le lezioni apprese dopo l'evento del 2011 con altri paesi vulnerabili. E vedremo appunto quale potrebbe essere anche l'applicazione nel contesto italiano. E infine il Shira Menoni del Politecnico di Milano si offrirà una panoramica sui più recenti sviluppi delle politiche di gestione del rischio a livello europeo e a livello italiano, quali sono i punti di forza e probabilmente anche le criticità. E come appunto le lezioni dell'evento del 2011 si possono trovare applicazione anche nel nostro contesto nazionale e con riferimento a tutti i vincoli che comunque ci vengono imposti dalla corrente situazione di crisi economica e finanziaria. E ringrazio anche il mio collega Jacopo Crimi, che è l'organizzatore dell'evento, che mi inviterà a moderarlo per le prossime due ore. E quindi non rubo del tempo e passo la parola al professor Tinti. Grazie mille. Lasciatemi prima di tutto cominciare la mia presentazione ringraziando chi mi ha invitato a questo evento. E la mia presentazione è più centrata sull'Italia e il Mediterraneo che non l'Oceano Pacifico, gli oceani in generale, l'Oceano Indiano, quindi non i grandi mega disastri o mega tsunami che si sono verificati dal 2000 in poi in Oceano Indiano e nel Giappone. Ma anche se quindi non parlerò esattamente di che cosa l'evento del Giappone ci può insegnare, cercherò di dire o di capire perché noi dovremmo imparare qualche cosa qui in Italia dall'evento del Giappone. Quindi non soltanto perché è importante, essendo noi cittadini del mondo e non soltanto italiani, che riusciamo ad interessarci dei mega disastri, come se non prevenirli, perlomeno dal punto di vista della riduzione del rischio e della mitigazione del rischio, come cercare di ridurre i danni che possono essere provocati da questi mega eventi che evidentemente non possono essere impediti, ma anche perché
eventi di questo genere, se non proprio identici in dimensioni, possiamo averli come conseguenze anche in Italia e nel Mediterraneo. Quindi è importante capire che quel contesto non è totalmente avulso dalla nostra realtà e anche noi possiamo essere direttamente interessati come nazione o come cittadini del Mediterraneo. Questa slide serve solo da presentarmi, forse un pochino più giovane, ma non tanto, e nel caso per dire che già da tanto tempo che mi occupo di maremoti, anche quando nessuno, la parola tsunami non era forse nota se non in ristrette cerchie di una o due persone, non era in Italia e quindi la conoscevano sinceramente in pochi. Bene, questo è più o meno lo schema della mia presentazione. I maremoti nel Mediterraneo, poi i maremoti in Italia, generalmente io li chiamo maremoti anche se la parola internazionale è tsunami. E all'inizio qualcuno pensava che un maremoto fosse un terremoto sottomarino, tanto per dirvi come eravamo abbastanza lontani. Naturalmente il maremoto è l'equivalente di tsunami. Confondevano maremoto con il termine inglese sea quake, che potrebbe effettivamente essere un maremoto sottomarino, cioè un terremoto sottomarino. Poi non ho tempo per fare un'analisi dell'hazard, della pericolosità da maremoti in tutto il bacino del Mediterraneo e in Italia, quindi ho cercato di cogliere, di selezionare soltanto alcune zone per rimanere all'interno dei tempi che ci siamo dati. Per quanto riguarda i maremoti nel Mediterraneo, anche se parlo da una visione globale, vedete tutta questa... queste fasce rosse in realtà sono fatte da puntini, ogni puntino è un tsunami cataloging mondiale, è la sorgente di un maremoto e come vedete non sono distribuiti in modo uniforme ma lungo le zone che sono più frequentemente le zone note come sismiche o sismogenetiche, che circondano quindi il rim dell'Oceano Indiano, altre zone anche nel Mediterraneo, adesso zoomeremo sulla nostra area, ma quello che mi interessa in questa prima fase molto introduttiva è di indicare che anche se il tre quarti, quindi questo 77% stando al catalogo mondiale di eventi si ha nell'Oceano Pacifico, e molti pensavano che fosse il maremoto soltanto un affare dell'Oceano Pacifico, quindi non dovesse interessare altri mari, vediamo che il 10% in realtà di eventi si è verificato, stando al catalogo, in zona di completezza del catalogo nel Mediterraneo, quindi non è una parte trascurabile. Ma sempre stando sul tre quarti, cioè questo 75, 76, 77%, anche questo tre quarti ce lo possiamo ricordare come, anche per quanto riguarda le cause, tre quarti degli eventi di maremoto che si sono verificati hanno per sorgente un terremoto, ma abbiamo un altro 10% che è determinato da frane, altri collegati ad attività vulcanica, altri associati ad attività meteorologica. Adesso non ho tempo per entrare nel merito, però ci sono degli tsunami o delle onde lunghe comunque marine che sono anche eccitate da particolari perturbazioni meteorologiche, e nel catalogo un 10% circa ha una causa non nota. E in generale, siccome quando c'è un terremoto, il terremoto viene avvertito, se la causa è non nota, molti speculano, cioè ipotizzano che la causa in realtà sia una frana sottomarina che si è staccata senza necessità, che sia stata triggerata, sia stata scatenata da un terremoto. Quindi la frana parte, non viene vista, non viene osservata dalla popolazione, si vede soltanto l'effetto che è il maremoto. Ma veniamo ai nostri mari, questa è la distribuzione con un catalogo di un progetto che si chiama Transfer, che è finito qualche anno fa. Comunque tutti questi puntini con colori diversi perché sono legati all'intensità e quindi al danno che ha provocato il maremoto, secondo una scala europea che noi chiamiamo Ambrasis-Seeberg a 6 livelli, e vedete che ce ne sono parecchi che si sono verificati in Italia, ma che le zone più forse sono andato troppo avanti, cercavo di utilizzare come puntatore, ecco qua, le zone più interessate sono queste che sono in arco ellenico, la parte meridionale dell'Italia, quindi Calabria, Sicilia orientale,
altri maremoti si sono verificati nella parte nordafricana, ma comunque se noi molti si sono verificati in questa zona, molti all'interno del Mar di Marmara. E non tutti naturalmente sono grandi maremoti, soltanto alcuni, perché sono grandi maremoti, hanno determinato in passato danni notevoli. Quello che noi sappiamo è che comunque, se ci ricordiamo un attimo com'era la figura precedente, la compariamo con questa, questa è la sismicità nel Mediterraneo, e vedete che questa zona è una zona anche prima di maremoti, tsunamigenica, anche questa è una zona tsunamigenica e ce ne sono altre, questa è un'altra zona tsunamigenica, per dire che grosso modo c'è una forte correlazione, come abbiamo anche detto in precedenza, tra i grandi terremoti e i grandi maremoti, perché molti dei terremoti avvengono con sorgenti, con faglie che sono molto vicino alla linea di costa o sottomarina. Questo per dire che vogliamo parlare di grandi maremoti, allora dov'è che ci possiamo aspettare i grandi eventi? Grosso modo non possiamo aspettarceli dappertutto in modo uniforme, anche in queste zone che noi consideriamo tsunamigeniche, si possono individuare alcune zone all'interno del Mediterraneo, quindi trascuro quello che può avvenire in Atlantico, questa fu la sorgente di un grande maremoto nel 1755 che ha fortemente impattato su Lisbona, ma veniamo in questa zona mediterranea e quindi vedete, grandi maremoti si possono verificare qui, e anche moderatamente nella zona dell'Algeria, forse anche Tunisia, comunque nella zona dell'Algeria mediterranea. E possiamo immaginare degli scenari, e questi scenari, quindi parlo più di hazard e di pericolosità, della causa che non delle conseguenze in questa mia relazione introduttiva. E se prendiamo questi quattro scenari che vengono rappresentati da queste faglie, questi rettangoli descrivono grosso modo le zone sorgenti di un possibile terremoto, vediamo che due di queste si trovano nel Mediterraneo orientale e nella realtà non sono state messe lì a caso, perché in qualche modo si ispirano ad eventi che effettivamente si sono verificati: un grande terremoto nel 365, un grande terremoto nel 1303. Questa è l'epicentro del terremoto, la faglia era molto più grande, e se noi andiamo a fare delle simulazioni di eventi simili a quelli, senza cercare di riprodurre quello che effettivamente si è verificato in passato, quindi non una ricostruzione degli eventi ma una proiezione in avanti, quindi uno scenario per eventuali danni futuri, per stima di danni, vi ho messo qui nelle slide, non ho tempo di commentarle, questa è una slide che è tratta dal catalogo dei maremoti europei che noi abbiamo predisposto durante il progetto Transfer, con una qualche descrizione molto sintetica dell'evento del 365 e un'altra sempre dell'evento del 1303. Ma quello, grandi danni sono stati visti entrambi, tutti nel Mediterraneo orientale, in parte anche nel Mediterraneo centrale, e si stanno ancora studiando questi eventi. Ma per andare avanti, questa la salto, ritorno eventualmente dopo, per andare avanti e guardare gli scenari, ecco, questo è uno scenario di un maremoto nella Sicilia orientale, è interessante vedere quali sono i tempi che hanno poco a che vedere con i tempi di propagazione nell'Oceano Pacifico. Un maremoto che viene generato qui nella Sicilia orientale nel giro di 45 minuti, ovviamente nel giro dei primi 15 minuti investe direttamente le regioni circostanti alla sorgente, ma già nel giro di 45 minuti comincia a colpire anche altre nazioni, quindi in questo caso la Grecia, i paesi dell'Africa settentrionale, e quindi i tempi sono molto ridotti, circa 60 minuti. Teniamo conto che se vogliamo ricondurci all'evento del Giappone del 2011, dell'11 marzo 2011, 40 minuti, un'ora è stato il tempo in cui il maremoto ha impattato contro le coste del Giappone, forse anche meno, però prima di arrivare ad altre coste di altre nazioni nell'Oceano Pacifico sono passate molte, molte ore. Questo naturalmente è molto importante nel momento in cui vogliamo considerare gli tsunami e le warning systems.
Quindi, in poche parole, noi abbiamo che tutti questi mega eventi che si possono determinare nel Mediterraneo partono da punti diversi nel Mediterraneo, possono investire parti diverse del bacino, in generale gli eventi della parte centrale e orientale del bacino rimangono confinati in questa parte, quindi nella zona del mare Ionio, del mare di Levante, Levantino come si dice, Levantine Sea, nella Sirte. Questo è qualche cosa che ricorda l'evento del 365 e vedete questo si propaga e va a colpire soprattutto le coste della Libia, ma naturalmente oltre alle coste di Creta e Grecia anche le coste italiane e poi in particolare le coste della Tunisia e così via. Adesso qui ci sarebbe una simulazione molto rozza, nel senso che ha una risoluzione bassa, penso che posso saltarla e ritornare invece a un evento, e questa invece è una ricostruzione, l'ho voluta portare qua, una ricostruzione di un evento che è l'ultimo evento in un certo senso che ha attraversato il Mediterraneo, che si è verificato il 21 maggio del 2003. Chi è partito dalle coste dell'Algeria, un terremoto di magnitudo abbastanza modesta, 6.97, i terremoti di cui, cioè, che ho utilizzato prima per fare le simulazioni numeriche hanno una magnitudo molto maggiore di questa, circa 8.2, quindi molto più grandi di questo, ma molto più piccoli comunque del terremoto del Giappone e dell'Oceano Indiano del 2004. Ecco, vedete che se le simulazioni danno, naturalmente ci sono delle registrazioni mareografiche, le simulazioni dicono che nel giro di mezz'ora o 40 minuti le coste delle Baleari sono state colpite da questo maremoto e ci è voluto poco più di un'ora e 20 minuti, un'ora e mezzo, perché anche le coste della Costa Azzurra, quindi della Francia meridionale, le coste italiane, Sardegna e Liguri, siano state colpite, anche se naturalmente il maremoto è stato modesto e vedete che sono pochi centimetri sia a Nizza che a Genova, molto di più fino a un metro nelle Baleari, anzi l'escursione massima si va qui da 2 metri a 3, quindi poco più di un metro, picco, e ha determinato parecchi danni, nessuna vittima, ma parecchi danni alle zone portuali, in particolare a barche, vascelli e altro che si trovavano, natanti che si trovavano nel porto. Bene, i maremoti in Italia, un po' ne ho già parlato, e comunque esiste un catalogo italiano, abbiamo una settantina, ottantina di eventi, ma vedete che non c'è completezza nel catalogo, però se partiamo dal 1600, quindi gli ultimi 400 anni o così via, abbiamo circa 15 maremoti ogni 100 anni, per lo più eventi piccoli, ma c'è sempre nell'ambito di questi 15, o possiamo trovarli, eventi disastrosi, quindi nell'ultimo secolo abbiamo l'evento del 1908 e poi l'ultimo maremoto dei mari italiani è l'evento che è stato registrato a Stromboli nel 2002, quindi molto locale, di origine vulcanica, determinato da frana associata all'attività vulcanica. Questo catalogo è disponibile in rete, quindi si può, ed è un database molto semplice da consultare, anche primitivo in un certo senso, e si danno delle descrizioni di tutti gli eventi, ma tanto per andare nella distribuzione geografica degli eventi, la maggior parte degli eventi, come ho detto prima, è localizzata in questa zona. Qui abbiamo la stessa scala di intensità fino a 6, 5, 6 cominciano ad essere, non cominciano, sono i disastrosi o catastrofici, e quindi alcuni di questi eventi si sono proprio verificati qui. Qui ci sono le date, questo nel 1693 al largo di Catania Siracusa, largo di Catania Augusta per meglio dire, 1908 e 1783 nella zona di Messina della Calabria Tirrenica, 1627 nella costa garganica. Poi ce ne sono tanti altri molto più modesti. Il problema è che anche se abbiamo studiato tanto, però forse non abbiamo studiato abbastanza, ci sono parecchie lacune ancora, anche qui abbiamo circa un 3-4, cioè veramente meno, circa un 70% di eventi che sono dovuti a terremoti, quindi vedete non è proprio un 3/4, poco meno, rispetto a una statistica globale è maggiore qui
il numero di terremoti dovuti all'attività vulcanica, perché abbiamo parecchi vulcani, l'Etna, Vesuvio, ma soprattutto lo Stromboli, e cioè le isole Eolie, Stromboli, Lipari, Stromboli Vulcano, scusate. Bene, ma quello che volevo dire è che noi non sappiamo ancora, non abbiamo ancora identificato le faglie che hanno determinato i più grandi terremoti, che tsunami genici nei mari italiani, quindi non sappiamo ancora, e questo può creare dei problemi nel momento in cui volessimo fare degli studi, o vogliamo fare più che volessimo, degli studi di vulnerabilità, di rischio e così via. Quindi se uno ci chiedesse qual è la faglia che ha generato il terremoto del 1627, punto interrogativo, ma purtroppo anche la risposta è molto lacunosa, non è stata identificata la faglia. La stessa cosa per il 1908, ci sono tante speculazioni, tante ipotesi, e poi alla fine, quando non si sa bene determinare il terremoto, si ipotizza sempre che ci sia stata una frana aggiuntiva, e questa è una delle ipotesi che anche la letteratura più recente, con gli ultimi articoli di questi mesi pubblicati, fanno ancora ricorso alle frane, forse anche per il 1693 e così via. Conosciamo molto di più quello che succede a terra a livello di faglie e di sismicità che non quello che succede nei nostri mari vicini, anche se le zone sismiche o sismogenetiche sono le stesse, non è che cambiano di molto. Bene, detto questo, veniamo, vedete, negli ultimi 400 anni questo è l'elenco dei maremoti che si sono verificati nella Calabria, Calabria Tirrenica e Sicilia. Quelli in rosso o rosso scuro sono quelli su cui dirò qualche parola in più, sono anche quelli più interessanti. E quindi veniamo allo stretto di Messina e al terremoto di Messina del 1908, che ha determinato tantissime vittime. E poi, se andate in letteratura, qui si sparano dei numeri, potete trovare un poco di tutto, cioè i morti, e questo è sempre molto complicato, fra l'altro non sappiamo contare, neppure non siamo stati in grado di contare le vittime del 2011 o del 2004, quindi non possiamo pensare che 100 anni fa ci fosse la possibilità di contare una a una le vittime quando il disastro è così grande. Ma purtroppo quello che ci interessa di più è molto più complicato, andare a fare il conto, il numero delle vittime determinate dal maremoto, e qui potete trovare di tutto. Cioè, ci sono 2.000 vittime, qualcuno parla di 10.000, qualcuno di 40.000, sono numeri non troppo verificabili. Questo 2.000 che mi propongo in realtà è dato più o meno dalla somma di vittime che sono state da un certo Platania, che ha fatto una survey, quindi è andato direttamente sul campo poco tempo dopo il terremoto e il maremoto, e paese per paese ha chiesto, ha indagato. Quindi sembrano molto di meno le vittime dovute al maremoto che non a quelle dovute al terremoto. Ciò nonostante, il maremoto è stato un maremoto molto disastroso. In alcuni punti si sono raggiunte le altezze di onde o di run-up di invasione fino a 11-13 metri, che potevano sembrare grandi cose, ma se andiamo al 2004, l'Indian Ocean, lì l'altezza delle onde in alcuni punti ha raggiunto anche i 40-50 metri, quindi osservati sulla costa. E la stessa cosa è capitata anche in Giappone, moltissime di queste. Quindi, voglio dire, 11-13 metri è naturalmente disastroso, pensiamo che cosa significhi 20-30-40 metri, cioè quando anche case che si trovano a 20 metri d'altezza possono essere totalmente inondate fino ai piani più alti dal maremoto che avanza. Comunque, vedete, questa è un'immagine molto sintetica delle altezze maggiori che si sono verificate. Run-up significa l'altezza raggiunta dall'onda a terra, e le altezze maggiori, questa è la scala di 10 metri, si sono verificate nella parte meridionale dello stretto. E vi faccio vedere che cosa, ad esempio, il terremoto è noto come terremoto di Messina, il maremoto ha colpito anche Messina, ma di più la parte meridionale. Ma a Messina sappiamo che al massimo si è arrivati a 2 o 3 metri, queste sono zone inondate, a 6 metri in questa zona. In generale i maremoti risalgono molto di più i canali e i fiumi, che quindi le rive dei canali, dei fiumi e le foci sono molto aggredibili e vulnerabili al maremoto. Ma
voglio farvi vedere anche brevissimamente alcune testimonianze prese dai giornali, che sono molto simili a altre testimonianze che possiamo trovare oggi quando andiamo a fare le interviste direttamente alle persone. Allora, qua c'era il terremoto e l'ora di Palermo, 29 dicembre, cioè il giorno successivo, è capitato il 28 dicembre il terremoto maremoto, il giorno successivo esce evidentemente con un'edizione straordinaria in cui dice forse il mare avrebbe inondato, poi sappiamo naturalmente che è successo, ma se veniamo a un inviato, diciamo così, che ho preso nel mazzo del Resto del Carlino, perché è il giornale di Bologna, quindi aveva un inviato, è andato a sentire direttamente da un testimone, Villa Fulci, però ad un certo punto quello che vi voglio mettere in evidenza è che c'è un testimone, il quale il domestico della casa che si trovava in giardino vide il pericolo di cenarsi, fu si spaventato, eccetera, eccetera. Le ondate del mare erano alte 50 metri, dichiara. Sappiamo che è impossibile, ma queste sono cose scritte, è il testimone preso lì, in quel particolare momento, che dice che lì ha... Tutta la palizzata comunque è stata distrutta, la palizzata è questa, sono i palazzi che si trovano ancora oggi lì lungo sul lungomare, nella zona interna al porto, molto bella fra l'altro, hanno avuto e per effetto del terremoto e per effetto del maremoto grandi danni, ma non possiamo parlare di onde di 50 metri. Questo per dire che naturalmente tutte le testimonianze vanno vagliate e talvolta purtroppo abbiamo soltanto di queste testimonianze scritte soprattutto per i terremoti e i maremoti, per gli eventi più antichi che vanno in un qualche modo interpretate. Per quanto riguarda Reggio Calabria vi mostro soltanto queste cose, anche qui l'onda, secondo testimonianza di Omori, che comunque è un sismologo molto, quindi è uno studioso molto preciso, meticoloso, dice che qui si sia arrivati fino a 10 metri in una zona specifica, ma vedete il run-up può variare di molto anche in pochi chilometri lungo la costa. Bene, detto questo, le simulazioni che noi abbiamo fatto ed altri assieme a noi hanno fatto, quindi noi abbiamo la tecnologia oggi con le simulazioni numeriche per riprodurre quello che è successo nella zona del porto, in questa falce che è caratteristica del porto di Messina, ricostruisce più o meno i dati e le osservazioni storiche che vennero fatte all'epoca. Sicilia orientale, l'ultimo esempio che vi mostro, vedete, questo è uno scenario, è il terremoto del 1693, in realtà, anche se, vi ho detto, non si è in grado di determinare direttamente la faglia, però molti fanno delle speculazioni, cioè ipotesi, speculation in termini inglesi, molti fanno delle ipotesi che la faglia più o meno è una faglia che si estende dall'altezza di Catania in latitudine fino all'altezza di Augusta e poco a nord di Siracusa, ma naturalmente niente vieta che possiamo prendere una faglia ancora più lunga, ed è questa una delle lezioni che forse abbiamo imparato dall'evento del 2011, quando inaspettatamente la magnitudo e la grandezza di quel terremoto è stata molto maggiore di quanto tutti si aspettassero, inclusi i giapponesi che avrebbero dovuto essere i grandi maestri degli tsunami, quelli che ne conoscevano tutti i segreti e per studi recenti e per grande e lunga storia ed esperienza. Ma comunque, prendendo un terremoto di magnitudo 7.8 e mettendo la faglia qua, noi possiamo vedere, questo l'ho mostrato prima anche se in diversa forma, questi sono le isocrone, quindi tempi di propagazione, che grosso modo in 30, 35, 45 minuti si arriva alle coste del Peloponneso, e però occorrono anche 40 minuti per arrivare attorno a Malta. È molto più vicina, ma i maremoti sono veloci nelle acque profonde, sono molto più lenti nelle acque basse, e quindi occorre più o meno lo stesso tempo a livello di isocrone per raggiungere il Peloponneso, le isole Ionie, Kerchile e così via, dalla sorgente e Malta. Ma questi sono i campi di propagazione, ve li ho mostrati prima anche se l'esempio era lievemente diverso, non insisto.
Quello che vi voglio mostrare è che queste zone più scure sono le zone delle onde più alte che, vedete, si stanno propagando in questa direzione e, dovuti alla batimetria, stanno piegando verso nord. Quindi non è questa la zona più colpita, remota, lontana, più colpita, ma la zona più colpita sarà questa. Quindi è la batimetria che determina dove il maremoto effettivamente andrà a parare, le linee di propagazione del maremoto, oltre che naturalmente la sorgente. Questi sono i massimi e i minimi, e vedete che massimi sono sempre concentrati vicino alle coste, e il mare aperto, ecco che la grande onda si sta propagando in questa direzione, che è una direzione nord-est. E ancora i massimi e i minimi, e per concludere, se riesco a fare partire una simulazione, forse è partita. Allora, vedete, qui ho considerato come viene vista l'onda, come viene vista l'onda in questi punti, cioè ad Augusta, vicino zona sorgente. Qui c'è Malta in verde e qui c'è Kerkyra. Adesso sostanzialmente deve ancora arrivare sia Malta che a Kerkyra. Sono le onde che sono abbastanza alte, come vedete, fino ad 8 metri di altezza e fino a meno 6 metri di regressione. Dopo 40 minuti, dopo un'ora in questo caso, comunque dopo 40 minuti circa, poco fra 40 e 45 minuti, l'onda arriva anche qui, e noi abbiamo fatto questi due ore di simulazione per indicare che da un certo momento in poi, questo è un effetto di tutte le riflessioni interne, sembra che ci sia un andamento caotico, e questo è sempre vero. Dopo un po' il fronte si rompe, c'è un andamento caotico nel mare. E per terminare vi mostro alcuni mareogrammi che sono presi in zone vicine. Quindi tutta la zona qua è colpita da onde veramente molto alte, queste sono onde di mareogrammi naturalmente virtuali, calcolati, non veri, in diverse zone. Questa è una faglia molto lunga, quindi tutte queste città si trovano di fatto di fronte alla faglia e vengono colpite da onde alte, un po' meno Messina che è defilata, ma siccome c'è una specie di imbuto, le onde in un qualche modo vengono a concentrarsi. E se andiamo più lontano, ecco che le onde naturalmente arrivano dopo, qui parto da 20 minuti, arrivano in momenti successivi, e anche l'altezza delle onde, anche se le curve sembrano più o meno simili ma le scale sono diverse, qua abbiamo circa 2 metri in tutte queste zone, quindi le onde sono più modeste, anche se naturalmente 2 metri che diventano 3 o 4 metri picco picco possono essere molto consistenti e fare parecchi danni, non soltanto nei porti e nelle zone costiere, ma cioè nelle zone a largo vicino a costa, ma anche avere un run up importante. Noi qui non abbiamo calcolato le inondazioni, ma si possono naturalmente contare. Vi propongo vari altri mareogrammi, ma quello che mi interessa di più nel contesto che sarà poi importante molto probabilmente più tardi, è che se noi vogliamo lanciare un allarme possiamo, è difficile che noi, una volta che c'è stato il terremoto, sulla base delle registrazioni del maremoto riusciamo ad arrivare in tempo per allertare le zone vicino a costa e vicino alla sorgente. Lì è il terremoto che può allertare, però quando siamo più lontani, ecco che mareogrammi già registrati ci possono dire se il terremoto effettivamente ha causato un maremoto e quale maremoto ci possiamo aspettare. Quindi se siamo abbastanza bravi a registrare e a interpretare i segnali e lanciare delle simulazioni, andare a recuperare simulazioni già precalcolate, abbiamo la possibilità di fare delle stime nell'ambito di un tsunami e di warning system su quello che ci possiamo aspettare. In particolare vi mostro che naturalmente se uno riuscisse ad avere dei sistemi di registrazione a largo e non soltanto vicino a costa, dove oggi sono localizzati i mareografi, quindi dei sistemi di registrazione di sea bottom, noi abbiamo la possibilità
di vedere naturalmente per tempo il passaggio del maremoto in queste zone e quindi allertare le zone più lontane. In questo caso specifico non ci rendiamo conto, naturalmente le onde sono modeste, ma molto più grandi delle onde normali, questi segnali possono essere riconosciuti rispetto al rumore di fondo abbastanza facilmente, abbastanza in fretta, in modo tale che coste più lontane, non ripeto queste della Sicilia orientale, ma coste più lontane, Italia meridionale, Grecia e Malta, possono essere allertate per tempo. Bene. Vi faccio vedere altre cose, ma più o meno la sostanza è la stessa, quindi non è soltanto importante avere delle registrazioni di terremoto, è importante avere le registrazioni dirette dei maremoti e in particolare è importante avere le registrazioni a largo, cioè in alto mare, perché consentono queste registrazioni di accorciare i tempi dell'identificazione e di lanciare l'allarme. Questo è quanto volevo segnalare. Grazie per l'attenzione. Grazie mille professor Tinti per questa panoramica veramente interessante, perché il rischio tsunami non è comunemente associato al nostro territorio. Quindi abbiamo 5-10 minuti per alcune domande. E partirei per Galateo telematico dei nostri ospiti che sono collegati, magari da Roma. Ci sono domande? Se... Da Venezia? No. Oh, grazie. Da Venezia c'è qualche domanda? Per il professor Tinti? Ci sentiamo? Sì, sì. Avete domande? Sì, grazie mille. Grazie mille professor Tinti, è stato veramente molto interessante di seguire la sua presentazione. E devo dire che noi ci occupiamo di altri tipi di calamità naturale, però guardavo la vostra banca dati con una certa invidia, perché noi abbiamo fatica spesso anche a individuare eventi che sono molto più recenti, mentre voi siete stati capaci di ricostruire eventi che sono accaduti migliaia di anni prima. Potrebbe spiegare un pochino con quale tecnica oppure con quale probabilità riuscite anche poi a specificare l'impatto? Sì, per quanto riguarda adesso noi abbiamo ricostruito anche eventi di molte migliaia di anni fa, ma nella realtà adesso gli eventi che ho citato sono soltanto di un migliaio di anni fa o di 2000, cioè diciamo di 365, quindi di 1600-1700 anni fa. Generalmente quando si fanno le simulazioni di questi eventi, ma ripeto, non ho mostrato la simulazione di quegli eventi, ma ho mostrato simulazioni di eventi che possono ricordare quelli che hanno le stesse, più o meno le stesse caratteristiche. La simulazione viene fatta in questo modo: prima di tutto bisogna ricostruire una sorgente, e la sorgente viene ricostruita sulla base delle conoscenze attuali di tettonica che noi conosciamo. Quindi sulla base della sismotettonica, sulla base delle conoscenze che abbiamo per quanto riguarda la collocazione delle faglie, per quanto riguarda la distribuzione geografica delle faglie, ed è molto più facile poterlo fare nelle zone di subduzione, perché a quanto si sa in quelle zone le faglie sono più semplici da ricostruire. È vero infatti che per tutta la zona attorno all'Oceano Pacifico, dove abbiamo tantissime zone di subduzione, sono stati ricostruiti tantissimi eventi nel passato, ed è molto più complicato riuscire ad individuare la localizzazione delle faglie in zone che sono meno conosciute, anche se tanto studiate, come quelle del Mediterraneo centrale, perché non esiste una vera zona di subduzione. E le zone sismogenetiche, soprattutto al largo, si sono individuate alcune faglie, ma non si sanno associare queste faglie a una sismicità storica. Per quanto riguarda i danni naturalmente noi sappiamo, soprattutto nel bacino del Mediterraneo, dove c'è una civiltà che naturalmente ha lasciato tracce storiche molto importanti e molto a lungo, e nelle zone del Giappone, noi abbiamo la possibilità di ricostruire eventi fino al 400-500 a.C.
Ricordo che uno dei primi a parlare di maremoti, anche se ne ha parlato in modo diverso, a dare una qualche spiegazione di come i maremoti potessero essere generati, è stato Aristotele, il quale ne parlava utilizzando il nome di cataclismos, questo per dire sostanzialmente quanto è antica la cultura di questo evento, anche se naturalmente la spiegazione non poteva essere quella attuale. Però c'era attenzione, Aristotele stesso spiega e cita eventi di maremoto che si sono verificati in Grecia, e quindi voglio dire, cioè, l'attenzione a questi eventi è un'attenzione che risale a molto tempo fa. Quindi noi abbiamo delle tracce di danni dovuti agli storici che hanno parlato della civiltà greca, della civiltà romana e poi successivamente gli storici arabi, abbiamo tante e tanti dati, naturalmente occorrono gli specialisti per riuscire ad interpretarli e io non sono uno di questi specialisti, occorrono gli specialisti che sanno interpretare le sorgenti storiche, adattarli al contesto culturale, eccetera, eccetera. Ma naturalmente è tutto un discorso di interdisciplinarietà. Questo è quello che noi abbiamo fatto, ma per andare in avanti e fare stime di vulnerabilità e di pericolo e di rischio, evidentemente occorre riportarci alle condizioni note sismotettoniche, alle condizioni note di stabilità o instabilità dei pendii, in particolare dei margini continentali, marini sostanzialmente, e occorre riportare quelle onde come impatto al contesto attuale, che naturalmente è molto diverso da quello non solo di 2000 anni fa, ma anche soltanto di 50 anni fa o di 100 anni fa. L'occupazione delle coste in termini di residenti e attività industriali, turistiche e commerciali oggi è molto molto maggiore di quanto non era 100 anni fa, quindi lo stesso evento di Messina oggi potrebbe provocare molto di più, gli eventi che potevano avere colpito Alessandria, il bacino orientale del Mediterraneo, oggi potrebbero fare molti più danni. Quindi il mega disastro ci potrebbe tranquillamente essere, se non ci sono le opportune difese, essere causato anche da un maremoto molto più piccolo di quelli che si sono verificati in Giappone. Ok, per rispettare i tempi, se non ci sono domande veramente urgenti anche qua da Milano, procederei con la presentazione della dottoressa Rangheri, se per voi va bene. Quindi do la parola a Federica, che ci parlerà di cosa possiamo imparare dai mega disastri. Grazie, grazie Elisa, grazie per questa opportunità, sono molto contenta di poter presentare i risultati di questo progetto che è durato 2 anni e mezzo, di questo libro che finalmente siamo riusciti a pubblicare. Il progetto di cui parlerò è sicuramente una presentazione molto diversa da quella del professor Tinti, che ringrazio molto, mi ha estremamente affascinato, non sapevo nulla degli tsunami del Mediterraneo, per cui ora sono molto più preoccupata. Era uno degli scopi. Per cui, no, questo progetto è nato su basi diverse. Appena successo lo tsunami in Giappone, moltissimi studiosi sono chiaramente precipitati in Giappone per cercare di capire cosa fosse realmente successo. Il governo del Giappone però ha voluto fare un accordo in particolare con la Banca Mondiale per cercare di avere un organismo terzo che potesse arrivare in Giappone con una serie di esperti e lavorare soprattutto con gli esperti giapponesi per valutare effettivamente cosa fosse successo, cosa fosse funzionato, cosa non fosse funzionato durante l'evento, tutti i sistemi che già il professor Tinti ha elencato in buona misura, che sono famosi per essere il massimo possibile nel tema dei disastri naturali, della gestione del rischio, se tutti questi sistemi avessero effettivamente contribuito alla riduzione dell'impatto o perlomeno avessero ridotto gli effetti che uno tsunami, un terremoto e un disastro nucleare di quegli effetti poteva effettivamente causare. La banca ha lavorato con esperti della banca, hanno lavorato con esperti giapponesi a lungo, è stato un lavoro lungo, se volete anche un po' difficile, ma da qui abbiamo beneficiato noi moltissimo. Abbiamo beneficiato noi come esperti della banca perché abbiamo imparato tantissimo dai colleghi giapponesi.
Abbiamo imparato ovviamente dalle cose che hanno funzionato e anche molto dagli errori che abbiamo trovato insieme. E l'idea che avevamo con questo progetto era quella di raccogliere delle lezioni, raccogliere delle informazioni, raccogliere delle misure, raccogliere qualsiasi tipo di informazione che potesse servire ai clienti della banca. I clienti della banca sono i paesi in via di sviluppo, che ovviamente sono estremamente vulnerabili. Per cui tutto questo progetto è stato fatto non tanto per tirare fuori i dati più fondamentali, di cui il Giappone già disponeva, ma veramente per cercare di capire cosa questo evento potesse insegnare alla banca, a tutte le organizzazioni coinvolte, soprattutto ai paesi che hanno situazioni di grande vulnerabilità e molto spesso risorse inferiori. Questa è una fotografia presa dall'alto, questo è probabilmente uno dei primi elicotteri che si è mosso subito dopo l'arrivo dello tsunami. Lo tsunami è arrivato alle 2.48, se non sbaglio, questa è delle 3.12, e questo è quello che si vedeva dall'alto nella costa di fronte a Sendai. Lo tsunami, come è già stato detto, è stato uno tsunami di entità incredibile. Mi è stato detto che non posso usare la parola inaspettato, perché non esistono disastri inaspettati, tutto è aspettabile, per cui un disastro che sembrava inaspettato, un disastro di dimensioni estremamente elevate, che ha raggiunto, come ha già detto il professor Tinti, onde fino a 40 metri, media di onde sopra i 10 metri, e per la cosa più incredibile è che anche la portata dell'acqua è stata talmente impressionante che per 5 km di costa la costa è stata completamente sommersa. Per cui non soltanto la parte inizialmente di fronte al mare, ma 5 km fino quasi alla città di Sendai completamente inondati d'acqua. La zona non ha colline, per cui tutto quello che c'era è stato assolutamente spazzato via. Noi siamo andati a vedere la zona subito dopo e lo spettacolo è agghiacciante, nel senso che non si vede assolutamente niente. Ci sono fondamenta di alcune case, non c'è più nient'altro che non sia, massimo ha creduto 10 cm, salvo 3 o 4 stabili che sono rimasti. Sicuramente avrete visto video, film di ogni genere, per cui questa è l'unica foto che vi farò vedere della tragedia e la lasciamo nel background. Questo è un riassunto breve dei dati più, se volete, scioccanti. Anche se è molto difficile cercare, come già detto il professor Tinti, di capire quanti sono effettivamente le persone ferite e le persone che non si trovano più, le stime che sono state fatte in Giappone sono di circa 20.000 persone, che tra persone che sono state trovate morte e persone effettivamente sparite e non più ritrovate, ci sono circa 20.000 persone che hanno subito lo tsunami. Va detto che le persone che sono mancate per lo tsunami e non per il terremoto. Il terremoto non ha fatto vittime, è stato solo lo tsunami. Però il terremoto ha creato dei grossi problemi alle costruzioni, alle infrastrutture, anche se rispetto a probabilmente qualsiasi altro paese del mondo molto, molto più leggeri. Ci sono stati più di 120.000 costruzioni che sono completamente collassate, altre in misura quasi vicina al milione che sono state parzialmente distrutte dallo tsunami e in parte dal terremoto. Il numero di persone che sono state evacuate era abbastanza sorprendente, subito dopo erano 470.000, per cui al marzo 14, cioè il 14 marzo, tre giorni dopo l'evento, c'erano 470.000 persone in un'area tutto sommato abbastanza ristretta, completamente senza un posto dove andare, che sono state sistemate in una serie di shelters temporanei. I danni economici sono incredibili, è l'evento che è stato stimato come l'evento più costoso dal punto di vista economico, circa 210 miliardi di dollari.
Il numero di macerie è un altro dato estremamente sorprendente, ha raggiunto le oltre 31.000 tonnellate, 31 milioni di tonnellate nella zona subito dopo. Questi dati principali che riassumiamo in questo libro, ma che sono stati riassunti direttamente dal governo giapponese subito dopo. Che cosa abbiamo fatto noi arrivando dopo un evento di questo tipo? Come vi dicevo, la banca insieme con il governo del Giappone ha deciso di raccogliere tutte le informazioni possibili e immaginabili, tutti i dati, discutere, parlare con tutti gli esperti disponibili in Giappone e stranieri, con l'idea unica ed esclusiva di raccogliere le principali informazioni, definire delle lezioni che si potessero condividere e provare a dare anche delle raccomandazioni ai paesi che si dovessero trovare in situazioni similari. Questo è avvenuto con un progetto molto lungo di 2 anni e mezzo, diviso in varie fasi. La prima fase è stata una fase che noi chiamiamo di documentazione, per cui è stato il momento in cui 40 esperti giapponesi più una cinquantina di esperti internazionali hanno lavorato insieme per cercare di valutare passo dopo passo ogni aspetto che potesse essere degno di nota in questo evento. Aspetto degno di nota vuol dire che abbiamo cominciato guardando alle misure infrastrutturali, che cosa aveva già disponibile il Giappone a livello preventivo come infrastrutture. C'erano ovviamente una serie di dighe di fronte alla zona di Tohoku, c'erano una serie di altre infrastrutture, slewy skate e molte altre. Abbiamo cercato di valutare tutte le infrastrutture disponibili e presenti e di vedere come queste fossero state in grado di rallentare lo tsunami, cosa che effettivamente è avvenuta, nonostante il fatto che poi siano state tutte over top, per cui tutte le infrastrutture disponibili sono state sorpassate dall'acqua. La prima parte della valutazione perciò è stata sulle misure infrastrutturali, perciò cercare di vedere come e quando queste misure fossero state in grado di rallentare lo tsunami. La seconda serie di valutazioni è stata fatta sulle misure non infrastrutturali, per cui la capacità delle persone di sapere che cosa dovessero fare nel caso di un evento di questo tipo, i sistemi di evacuazione, e la capacità di pianificare l'evacuazione e gestire le emergenze, i sistemi di early warning, perciò di avviso anticipato dell'arrivo dello tsunami e del terremoto. Una serie di altre valutazioni sono state fatte sulla modellistica che i giapponesi hanno in maniera molto copiosa, sia di rischio che di sui vari tipi di rischi che ci sono, sia di potenziale impatto, tutte le valutazioni di scenario, tutta la parte di, come si chiama, hazard mapping, cioè il fatto di tradurre in mappe specifiche l'analisi di rischio e l'eventuale impatto. Ulteriori valutazioni, sempre nella fase di documentazione, sono state fatte sui sistemi anche finanziari e assicurativi, sia di protezione che di risarcimento finale, la fase di ricostruzione, rilocalizzazione, la pianificazione di ricostruzione e così via. Questo in super velocità, potrei darvi i dettagli per i prossimi 25 minuti, ma penso che non sarebbe apprezzato. Su tutti i temi che abbiamo avuto io dico la fortuna, perché per me è stata veramente una grande opportunità questo progetto, di poter vedere, toccare con mano, parlare con gli esperti, cercare di valutare di nuovo cosa è funzionato e cosa non è funzionato in ognuno di questi aspetti. Siamo riusciti a tirare fuori delle lezioni, le chiamiamo proprio lesson learned, delle lezioni che abbiamo imparato, cose che hanno funzionato, cose che non hanno funzionato. Abbiamo cercato di inserire tutte queste informazioni in un linguaggio il più possibile comprensibile, raggiungibile anche da persone che magari non sono così esperte. E soprattutto per paesi dove magari non ci sono le stesse risorse, ci sono delle risorse decisamente inferiori in termini di capacità delle persone e anche in termini ovviamente economici. Questa documentazione è stata la base di tutta la nostra attività. Questa fase è durato sicuramente il primo anno, poi abbiamo avuto un secondo anno dedicato solo al processo di ricostruzione, che come potete immaginare è ancora in atto, ma comunque insomma abbiamo cercato di tirar fuori le informazioni necessarie, quelle principali, il prima possibile. Successivamente alla documentazione abbiamo cercato di occuparci di
come raccontare queste storie, per cui abbiamo avuto una fase di disseminazione molto intensa, tradizionale, da vari workshop a attività di gruppi e così via, fino a un processo vero e proprio di capacity building, cioè di selezione di alcune di queste lezioni, selezione di alcune di queste attività, e lavorando con 8 paesi che hanno deciso di fare i paesi pilota e aderire a questo progetto, abbiamo cercato di lavorare con loro, capire dove fossero le loro esigenze, quali fossero le informazioni più importanti che loro pensavano di poter imparare nel Giappone, e abbiamo tirato fuori un processo di puro capacity building, cioè lavorando con loro su attività specifiche, ovviamente in modo diverso. Abbiamo lavorato in Uganda, in Kenya, in Sri Lanka, in Kirghizistan, parzialmente col Cile, l'Armenia, le Filippine, l'Indonesia e così via. Ovviamente ognuno di questi paesi ha esigenze diverse, parte da profili di rischio completamente diversi, per cui avevano una modalità di attenzione diversa all'esperienza giapponese, che comunque da tutti era vista come un po' il massimo livello possibile da raggiungere. Questa slide, che è la mia preferita, riassume in una tutte le lezioni che abbiamo imparato. È la mia preferita perché evita di tenervi con tutti i dettagli, però spero che vogliate magari sapere di più di alcune delle cose che così citerò velocemente, perché ovviamente il processo di analisi è stato estremamente dettagliato e profondo. Chiaramente io mi diverto a presentarla in una slide sola perché così è più facile, ma fidatevi, per arrivare a questi pochi punti ci abbiamo lavorato in tantissimi per un sacco di tempo. Allora, perché questa è utile per me? Perché mi aiuta a spiegare il ragionamento che noi abbiamo avuto nel capire, tentare di capire questo disastro. Innanzitutto, nella parte a sinistra potete vedere quali sono le caratteristiche di questo evento. Come è noto a tutti, questo è un evento molto poco probabile, non è che succedano eventi di questo tipo abitualmente, con un livello di impatto altissimo, per cui già stiamo in qualche modo circoscrivendo questo mega disastro tra un numero di mega disastri possibili estremamente ridotto. Ma non è solo questo il punto. Quello che ha creato ancora maggiore difficoltà per il Giappone è stato il livello di complessità di questo evento, un livello di complessità che è stato dato da innanzitutto 3 diversi tipi di rischio e di cause, perché abbiamo avuto un terremoto, c'è stato uno tsunami e c'è stato ovviamente anche un impatto estremamente importante sull'impianto nucleare. Per cui ci sono stati 3 eventi in uno, complessità finora mai registrata, per cui abbiamo un evento che è di bassissima probabilità con un alto livello di impatto e anche una complessità assolutamente mai vista precedentemente. Inoltre, siccome il Giappone è un paese molto sviluppato, con un sistema produttivo estremamente delocalizzato, quello che si chiama la global supply chain, questo evento ha avuto degli effetti non solo circoscritti all'area geografica dove lo tsunami ha effettivamente avuto impatto, ma ha avuto degli effetti che si sono distribuiti sostanzialmente per tutta l'Asia, avendo poi degli effetti magari un pochino più limitati, ma sostanzialmente su tutto il mondo. Il fatto che la Toyota non abbia potuto produrre le sue macchine, chiaramente ha avuto degli impatti estremamente forti sul profilo manifatturiero giapponese, ma anche di tutta la catena produttiva che è distribuita in tutto il mondo. Per cui il fatto di avere di fronte un evento di questo tipo chiaramente ci ha un po' spiazzato all'inizio, perché non potevamo lavorare soltanto con i nostri super esperti di tsunami, chiaramente era un punto di estrema importanza, ma non avrebbe raccontato tutta la storia. Non potevamo lavorare soltanto con gli esperti di terremoti, perché avrebbero probabilmente perso l'impatto economico. Oltre all'impatto economico, non era un impatto economico solo nella zona, ma era un impatto economico estremamente distribuito per il mondo. C'erano anche degli aspetti sociali, degli aspetti umanitari e così via. Per cui il team che ha dovuto occuparsi di questa analisi è stato estremamente variegato e multidisciplinare. Primi risultati. Cosa è funzionato in questo sistema di disaster risk management, o di gestione del disastro, del rischio da disastro naturale o dal pericolo, forse sarebbe più opportuno. Sicuramente abbiamo visto nell'analisi che è stata fatta da esperti sulle infrastrutture che il sistema infrastrutturale giapponese, anche se, come abbiamo già detto, è stato
non è bastato per reagire allo tsunami, il sistema infrastrutturale è stato estremamente utile, assolutamente necessario. Se non ci fossero state quelle dighe su cui lo tsunami è passato sopra, probabilmente non si sarebbe parlato di 5 km di acqua internamente, ma probabilmente di molti di più. C'era anche una foresta, perché i giapponesi sono famosi per utilizzare anche i sistemi naturali di produzione, cioè una foresta lungo tutta la costa, quasi tutta la costa, che è stata ovviamente completamente rasa al suolo dallo tsunami. Adesso se andate in quella zona vedete un albero. La zona invece era tutta piena da una foresta, come, non so, le pinete toscane probabilmente, e che fu costruita da un, penso nel 600 d.C., da un notabile dell'epoca che era un mercante ed era convinto che mettendo degli alberi nella zona avrebbe ridotto il rischio da onda e avrebbe ridotto anche il rischio climatico, perché sembrava che ci sia molto caldo e così, insomma, c'era un pochino più di brezza. Questa è stata completamente tirata giù rispetto, ma è rimasto un albero. Per cui tutti i sistemi di infrastrutturali e non infrastrutturali utilizzati come barriera, nonostante il fatto che siano stati distrutti, forse completamente, hanno avuto degli effetti estremamente positivi. Però non è l'unica cosa che abbiamo imparato. Abbiamo sicuramente imparato che se si pensa che solo le infrastrutture siano la chiave per rispondere a un evento di questo tipo, purtroppo si fallisce. Perché nessuno poteva immaginare onde di 40 metri, nessuno può immaginare di costruire dighe per onde di 40 metri. Semplicemente è impossibile. Per cui le misure infrastrutture arrivano fino a un certo punto. Tutto quello che è oltre è chiaramente non infrastrutturale, per cui è collegato sulla capacità di reazione delle persone che vivono lì. Capacità di reazione che va anche anticipata, per cui ci sono molte attività di prevenzione, molte attività di preparazione alla popolazione e alle istituzioni, per poter avere poi una capacità di reazione in emergenza e subito dopo che possa ridurre gli effetti. Per cui quello che noi abbiamo chiamato la cultura di preparedness, di preparazione, e la capacità di imparare dai disastri precedenti è stata sicuramente, questo testimonia questo libro ma molte altre pubblicazioni, la chiave per cui in Giappone l'evento è stato meno impattante di quello che avrebbe potuto essere. Cosa vuol dire imparare dai disastri precedenti? Anche il professor Tinti l'ha detto. Ci sono dei disastri registrati in Giappone pre-era Cristo. Questi disastri sono stati tutti presi in considerazione. Loro imparano dal disastro precedente, nel senso che lo analizzano in maniera estremamente puntuale, ma non si limitano all'aspetto accademico dell'analisi del disastro. Cercano anche di capire quali sono le misure che potrebbero ridurre l'impatto nel futuro, quali delle misure attuali al momento del disastro non hanno funzionato e come cambiare. Infatti intervengono moltissimo nella legislazione, regolamentazione e nell'enforcement della stessa, cioè nell'applicazione della stessa. I building codes, i codici per come si devono costruire i palazzi e le infrastrutture, sono cambiati, sostanzialmente cambiano ogni 5 anni, perché tanto lì un evento, ci sono di media 3 mega eventi ogni anno, alcuni come questo, ma fortunatamente non tutti, e loro imparano ogni volta si mettono in discussione, ogni volta cercano di capire dove hanno sbagliato e utilizzano quanto hanno imparato per modificare regolamentazione, legislazione e implementazione della stessa. Altri due punti interessanti sono il fatto che nel processo giapponese di governance, perciò del governo della modalità di reazione al rischio, sostanzialmente sono parte integrante tutti gli stakeholder, per cui hanno un ruolo a livello, c'è un ruolo a livello nazionale del governo, ruolo che viene distribuito sostanzialmente tra tutti i ministeri. In tutti i ministeri c'è un rappresentante o un gruppo, addirittura un'unità che si occupa di disastri naturali. C'è nel Ministero delle Comunicazioni, c'è il Ministero del Turismo, c'è il Ministero dell'Energia e così via. A livello provinciale e locale viene ripetuta la stessa struttura, ci sono dei comitati, ci sono dei dipartimenti di riferimento che comunque riportano direttamente alla massima autorità decisionale, per cui al sindaco se siamo nella città, al governatore della provincia e così via, fino al primo ministro. Infatti
è il cabinet office quello che si occupa di prendere decisioni in termini di disastri naturali, perché viene immediatamente allertato. Altri stakeholder, addirittura a livello di comunità, hanno anche loro i loro ruoli, per cui nelle scuole, negli ospedali, in ogni singola organizzazione c'è un ruolo che ogni persona sa di dover giocare in caso di un evento di questo genere, con tempi, modi e così via. Infine, ovviamente, hanno degli strumenti estremamente sofisticati per qualsiasi cosa, dalla valutazione del rischio alla mappatura del pericolo e così via. Però, e così arriviamo nei temi che non sono funzionati, questa loro grande sofisticazione, cioè la parola in italiano, questa capacità di utilizzare tutti questi strumenti estremamente sofisticati ha avuto un effetto negativo nel caso del disastro del marzo del 2011, perché erano così sicuri di avere le migliori tecnologie possibili e immaginabili, erano così sicuri che la loro mappatura del rischio fosse perfetta, erano così sicuri che i loro sismografi e le boe che ci sono in giro per il mare fossero in grado di capire esattamente al millimetro il tipo di magnitudo del terremoto, e questo è avvenuto, ma anche il tipo di tsunami che si sarebbe riversato sulla costa, che hanno purtroppo finito col comunicare delle stime inaccurate e non precise, che hanno creato quello che si chiama un false sense of security, per cui la gente si è sentita sicura dove stava, perché le onde erano previste di 3 metri, poi sono arrivate fino a 40, e per cui dove stavano secondo le loro mappe che tutti hanno appese al frigorifero di rischio, dove stavano bene, al secondo piano, non c'era nessun tipo di problema. Quando invece l'onda è diventata di 10 metri, quando invece l'onda è diventata improvvisamente in alcuni punti anche di più, chiaramente la reazione non è stata paragonabile al rischio reale. Questo per cui è stato uno dei primi temi che abbiamo visto come fondamentale e di grande problematicità per il Giappone, per cui tra le cose che non sono funzionate e su cui il governo si è anche impegnato ad agire è quello che loro chiamano appunto il risk assessment e communication, non perché non sia sofisticato abbastanza, ma forse perché è troppo sofisticato al punto da creare questo senso di sicurezza che ogni tanto invece dovrebbe essere gestito diversamente. Senso di sicurezza che però magari a stakeholder o persone come i ragazzini nelle scuole non hanno avuto allo stesso modo. Ci sono dei casi che leggerete o che avrete sicuramente già visto estremamente interessanti di alcune scuole dove ovviamente i professori hanno detto a tutti i ragazzini di usare la procedura di sicurezza. Arriva lo tsunami, stimato onda di 3 metri, tutti al secondo piano. I ragazzini guardano fuori dalla finestra e dicono al professore: ma non mi pare tanto di questa, 3 metri no, mi sembra un po' di più. E allora questo gruppo di ragazzini, questa è una storia su cui si sono sparse molte lacrime, questo gruppo di ragazzini ha preso ed è salito dalla scuola elementare, sono arrivati alle scuole medie, che erano un pochino più su una collina. Arrivati alle scuole medie c'erano di nuovo i ragazzini in liceo che hanno detto: no, guardate, questa qui è troppo alta. I professori: ma no, state tranquilli, dobbiamo stare qui, questa è la procedura, bisogna essere precisi, eccetera. Insomma, è finita che i ragazzi del liceo hanno preso i ragazzini delle elementari spalla, quelli delle medie hanno cominciato a correre come dei pazzi, sono arrivati fino all'autostrada. Sono arrivati fino all'autostrada e questo gruppo di quasi 500 ragazzini, compresi i professori che a quel punto li seguivano perché non sapevano più come gestire la questione, si sono salvati, e purtroppo chi non ha fatto questo no, e tantissima parte della popolazione in questa zona che ha seguito pedissequamente le valutazioni non ha trovato rifugio. Per cui ogni tanto, questo è quello che ci dice il punto 1, oltre alla buona procedura, oltre alla capacità di applicarla in modo pedissequo, è utile riuscire anche a usare un po' di giudizio personale. Secondo punto di problematico, il coordinamento o la coordinazione. In Giappone il coordinamento tra livello nazionale, locale e provinciale è molto buono, fino addirittura a livello comunitario. Per cui ci sono, ripeto, l'ho già detto prima, praticamente tutti sanno il ruolo che devono giocare, c'è un sistema di budget eccezionale per cui hanno un contingency budget che è già definito con molto anticipo, appena il primo ministro dichiara evento di disastro,
non c'è bisogno di applicare nessun tipo di bolla di introduzione, eccetera, in automatico il budget viene dato dove deve essere dato, partono gli aiuti in maniera appunto automatica e si creano tutta una serie di procedure così a catena, compresi accordi preventivi di logistica con il settore privato e così via. Il problema in Giappone è stato che non avevano mai avuto la comunità internazionale. La comunità internazionale non era mai entrata in Giappone, non gli avevano mai dato la possibilità per nessuno degli eventi che erano capitati, neanche come. Per cui questa volta si sono dovuti confrontare con il sistema delle Nazioni Unite, che per loro è stato una specie di tragedia, non sapevano assolutamente come gestire il coordinamento degli aiuti. Infine, l'ultimo punto, questo soprattutto nella parte di evacuazione e negli shelter, nei luoghi temporanei dove le persone vengono inserite dopo un evento, non c'è stata attenzione alle persone più vulnerabili. È chiaro ed evidente che quando un evento di quel tipo colpisce, quello che si cerca di fare è di salvare il più vite possibile, per cui è normale che tutti vengano presi, raccolti come è possibile e portati in un luogo sicuro. Subito dopo però ci sono tutta una serie di necessità, soprattutto per le persone più anziane, per i bambini, le donne, che dovrebbero essere tenute in conto. Questo non è successo. E una serie di altre vicissitudini collegate alla protezione delle persone più vulnerabili. Questo è il riassunto di tutto quello che abbiamo imparato. Che cosa ci lascia questo progetto? Ma sicuramente la consapevolezza che non esistono paesi al mondo che non hanno rischi. Sapendo questo, l'unica cosa che si può fare è cercare di stimare l'entità del rischio a cui si potrebbe essere sottoposti. Anche le stime, come abbiamo imparato, possono essere sbagliate, per cui in ogni caso è molto importante cercare di avere un approccio preventivo, cercare di avere la popolazione più in maniera globale possibile coinvolta, e quello che abbiamo imparato dai giapponesi più di qualsiasi altra cosa è che bisogna avere la mente aperta, incredibile pensarlo con i giapponesi, ma bisogna avere la mente aperta e imparare dagli eventi passati, imparare in tutti i modi, su tutti i fronti. Non solo gli ingegneri devono imparare, non solo gli assistenti delle comunità locali, non solo chi si occupa di governance e di politica, ma abbiamo visto che sostanzialmente a tutto tondo, se non si impara dagli eventi precedenti e si costruiscono gli scenari, purtroppo le capacità di prevenzione si riducono in maniera drastica. Grazie. Grazie mille Federica per la presentazione veramente interessante. E anche qui abbiamo spazio per qualche domanda. Forse mi sono dimenticato di specificare prima che comunque abbiamo 15-20 minuti alla fine di tutte le presentazioni per un po' di discussione o per eventuali necessità di chiarimento. Quindi adesso partiamo da Milano e se qualcuno ha qualche domanda la dottoressa Federica, e se no anche da Roma e Venezia. Io avrei una domanda. Siccome uno degli scopi, se ho capito bene, era non solo di capire, diciamo, perché era successo e perché nel Giappone, eccetera, eccetera, ma direi soprattutto di trovare delle suggerimenti, guidelines, chiami come vuole, per paesi che non avendo risorse sufficienti o essendo impreparati, ecco come siete riusciti o state riuscendo a costruire, diciamo, degli abis su misura, perché io mi sono segnato qui, ma probabilmente non li ho scritti tutti, dei paesi che pur un ignorante capisce che, diciamo, se passiamo da Uganda a Cile eccetera eccetera, non sono proprio gli stessi paesi, non hanno le stesse organizzazioni, non mi danno largo circa la sensazione, diciamo, li considero un po' più vicini all'Italia che al Giappone come capacità organizzativa, no? Quindi ecco come di perché per quanto riguarda l'Italia credo che sia solo lo stellone, che il cosiddetto stellone che ci possa proteggere, diciamo. Ma no. E mi sembra che siamo proprio maluccio, ma soprattutto dove, come ha detto il professore prima, se penso in particolare dell'Italia, le zone più a rischio, allora ancora più stellone, no? Perché non stiamo parlando del Trentino, del Friuli, eccetera, eccetera, se ho capito bene.
Quindi, torno alla domanda, come preparate degli abiti prefatti, diciamo, un pochino sulla misura dei paesi di cui si parla? Grazie. Prendo il microfono. Non sono degli abiti prefatti, cioè non c'è un, come si dice negli Stati Uniti, one size fits all, non funziona assolutamente. Per cui l'unica cosa che abbiamo tentato di fare in questo progetto e anche in altre attività che fa la banca è cercare di, se vuole, raccogliere tutte le informazioni che possiamo, se vuole una lista di tutte le misure che potrebbero funzionare, di tutti gli strumenti che hanno funzionato, di tutte le modalità di governo che hanno funzionato, le organizzazioni e così via. Questa lista viene fatta, nelle knowledge notes è fatta in questo modo, secondo tre punti. Prima, noi descriviamo che cosa è successo in Giappone, perché lei vuole sapere come funzionano le dighe di fronte al mare, le descriviamo esattamente come questo funziona. Però è evidente, come ha giustamente sottolineato, che sarà un po' difficile per il Kenya, che anche è sul mare, poter utilizzare lo stesso sistema di dighe del Giappone. Ma non solo per una questione di costi, ma proprio perché la geologia è diversa, ci sono delle necessità diverse, per cui non è lo stesso tipo di strumento che va usato. Questo strumento perciò si descrive su come è stato utilizzato in Giappone. Subito dopo noi cerchiamo di capire quale parte di questo strumento, di qualsiasi tipo, non solo infrastrutturale, può essere in realtà utilizzato, trasferito e adattato altrove. E cerchiamo di estrarne delle raccomandazioni. Per esempio, la parte infrastrutturale forse è la più difficile, ma se lei pensa, non so, ai building codes, ai codici su come bisogna costruire, queste parti di regolamentazione, ci sono un sacco di cose che si possono imparare da come questi sono stati realizzati, da quante persone sono intervenute, quali sono stati gli esperti che sono stati consultati e soprattutto come vengono implementati, quali sono le misure, quanti anni, è un supporto legislativo, c'è una forma di supporto anche economico e così via. Ci sono tutta una serie di aspetti che possono essere studiati e quello che facciamo noi molto modestamente è riportarlo il più dettagliatamente possibile agli occhi di chi potrebbe essere interessato. È impossibile pensare che si prenda una misura in Giappone e si ripeta così com'è in Uganda, anche soltanto per caratteristiche geofisiche, è impossibile. Però magari come funziona l'organizzazione della governance, il coordinamento tra Stato nazionale e Stato locale, potrebbe essere uno spunto interessante e potrebbe essere replicabile. Per cui il lavoro che abbiamo fatto noi con questi otto paesi pilota è stato andare da loro, sapere prima da loro quali fossero i loro problemi, cioè perché abbiamo parlato con il Kenya che ci ha sottolineato alcune cose. In Sri Lanka erano completamente diversi, in Sri Lanka volevano sapere tutto il sistema assicurativo e di risk financing, chiaramente in Kenya no, cioè non era decisamente la loro priorità. A seconda della loro richiesta noi siamo andati a portare una presentazione dell'esperienza del Giappone, presentandola come un'esperienza locale, non riproducibile così com'è, ma che potesse, si sperava, ispirare qualche tipo di reazione diversa. E devo dire che è anche successo, ci sono due o tre progetti che sono partiti successivamente, attività infrastrutturali, soprattutto non infrastrutturali, che abbiamo cominciato in questi paesi, sembra che tirano fuori i risultati, speriamo. Bene, grazie mille Federica. Visto che è stata citata la protezione civile indirettamente, mi chiedevo se la Roma aveste qualche commento, se vogliate magari aspettare il contributo del prossimo speaker per aggiungere ulteriori elementi di riflessione. Avrei una domanda, volevo sapere se il confronto che è stato fatto con il paese di Doha, c'era già una parte delle lezioni che abbiamo appreso con il Giappone che era già posta in essere e che percentuale? Cioè ci sono cose che avete trovato che erano già state realizzate e quante? Sì, chiaramente non come in Giappone, perché di nuovo insomma, stiamo parlando di sistemi diversi e questo penso che sia naturale. Nessuno vorrebbe riutilizzare il sistema di regolamentazione loro e metterlo qua, non potrebbe mai funzionare. Sicuramente, faccio un esempio che magari può essere più interessante. Un sistema che abbiamo trovato molto interessante in Giappone, che so esserci anche in Italia peraltro,
sono i sistemi di business continuity plan, per cui questa pianificazione anticipata preventiva, per cui se mi trovo in una società elettrica e temo di poter avere un disastro di qualsiasi genere, mi creo un piano di continuità del servizio anticipato, per cui si crea una serie, non so, dove il sistema e i documenti, come vengono dati gli ordini, come viene sistemata la regolamentazione, dove si insomma, tutto il sistema, un sistema preciso di pianificazione per far funzionare, nonostante un evento, un servizio importante. Siamo andati in Sri Lanka e abbiamo scoperto in realtà che avevano un sistema di service o business continuity plan nella banca centrale, così evoluto, che era stato in realtà preso come riferimento da moltissimi altri paesi in Asia. Per cui siamo rimasti, se vuole, particolarmente stupiti. Quello che abbiamo trovato nei paesi dove siamo andati a lavorare, ripeto, tutti i paesi in via di sviluppo, per cui chiaramente non ci confrontiamo con l'Italia, non ci confrontiamo con gli Stati Uniti, sono state sicuramente la parte infrastrutturale molto debole, però forse questo si può anche comprendere, insomma sono risorse diverse, e la falsa aspettativa che bastasse intervenire nelle infrastrutture per risolvere tutti i mali collegati a qualsiasi disastro. Per cui abbiamo dovuto lavorare molto con loro per fargli capire che in realtà tutta la parte di pianificazione, coordinamento, gestione della reazione dell'emergenza aveva un ruolo estremamente importante. E questo abbiamo visto che insomma sta avvenendo sempre di più. Però ci sono stati dei positivi scambi, il Giappone ha imparato dall'Indonesia in termini di early warning, il Giappone, gli esperti giapponesi che abbiamo avuto di nuovo in Sri Lanka hanno imparato tantissimo dal loro sistema di risk financing, di assicurazione e così via. Per cui in realtà quello che abbiamo trovato è stato una serie di scambi molto, molto utili da entrambe le parti. Bene, grazie mille. Grazie a lei. Vi chiedo gentilmente anche di segnarvi eventuali domande che vogliate rivolgere a Federica per la sessione di dibattito, così posso passare la parola a Shira che si parlerà di responsabilità e conoscenze condivise per la prevenzione e la gestione dei rischi in Italia e nel contesto europeo. Va bene, grazie. Io vorrei ringraziare Elisa e Jacopo per questo invito. In realtà il mio compito è un po' difficile, era già difficile in principio, nel senso che cercare di riportare questo tipo di esperienza al contesto italiano ed europeo non è semplice. Io mi sono letta un sommario del libro perché non era ancora disponibile, però diciamo che molte cose nell'ambito di chi si occupa di prevenzione di calamità sono evidentemente note, insomma abbiamo letto dei rapporti, non questo, però ci siamo documentati. Detto questo, è anche chiaro che rispetto alle domande e a quello che è stato detto, uno poi vorrebbe cambiare totalmente l'ordine, quello che voleva dire. In realtà io ho selezionato alcuni punti facendo riferimento al rapporto che mi sembrano utili anche per noi. Il primo punto su cui volevo soffermarmi, anche se brevemente perché vorrei essere sintetica, è che ovviamente questo è stato un mega disastro per davvero, nel senso che, come ci è stato detto, è stato un evento di intensità eccezionale che ha comportato una serie di eventi concatenati che non sono proprio frequenti, anche se la storia recente ci dice che sono più frequenti di quanto noi immaginassimo, cioè 20 anni fa si lavorava su bene, io lavoro nel rischio sismico, bene, io lavoro sul rischio tsunami, io lavoro sul rischio idrogeologico e erano compartimenti molto separati. Oggi molti eventi sono eventi multipli, multipli perché riguardano dei territori che sono più complessi e perché la componente del rischio antropico, quindi legato alle infrastrutture e alle industrie, è evidentemente molto maggiore. Forse perché siamo stati fortunati, o forse perché non siamo stati fortunati, non so bene, fino al terremoto di Kobe che ha citato Federica prima, nel 1995, pochi eventi avevano davvero riguardato delle aree metropolitane, ma dall'evento di Kobe in poi abbiamo avuto una serie di eventi sismici che hanno riguardato aree metropolitane con conseguenti incidenti industriali anche molto gravi che sono stati innescati da questi eventi.
Allora, riportandoci alla situazione italiana, avrei potuto speculare, questa volta la parola è davvero speculare, su un mega disastro che mi posso immaginare, ma che ovviamente spero, cioè, tutti speriamo che non dovremo mai affrontare, come potrebbe essere il primo che mi viene in mente, l'eruzione del Vesuvio a Napoli. Questo davvero sarebbe un mega evento, però la questione su cui vorrei soffermarmi è se è utile parlare dei mega eventi. È utile ovviamente imparare da queste esperienze, ma è utile anche spostare l'accento dall'enormità del fenomeno naturale di fronte al quale noi ci siamo trovati, i giapponesi purtroppo si sono trovati, ha invece le caratteristiche, la vulnerabilità e la fragilità dei sistemi esposti, sui quali fino ad oggi abbiamo lavorato molto meno. Io faccio scorrere delle slide, non ho nessuna intenzione di addentrarmi nello specificare, che qualcuno non sia particolarmente interessato, di quello che noi abbiamo cercato di fare, stiamo facendo nella comunità scientifica più allargata per studiare e lavorare sulla vulnerabilità, cioè la capacità di risposta di sistemi complessi, che quindi non è solo la capacità di resistenza degli edifici, ma è la capacità di resistenza delle strutture, delle infrastrutture, delle aree urbane, delle regioni, dei sistemi sociali ed economici a fronte di eventi che possono essere di severità più o meno elevata. Da questo punto di vista dobbiamo dire che le nostre competenze, le nostre conoscenze sono molto inferiori a quelle che il professor Tinti ci ha mostrato prima in merito alla nostra, a loro, degli scienziati, capacità di studio e di analisi di quella che noi chiamiamo la componente della pericolosità, ovvero le caratteristiche dei fenomeni naturali, che sono complessi anch'essi perché comunque anche recentemente c'è una maggiore consapevolezza da parte degli stessi studiosi che molte variabili, molti indicatori che si davano per assodati, si ritenevano semplici, poi così semplici non sono. Tuttavia, il fatto di guardare anche o soprattutto ai sistemi esposti, perché è importante? Perché noi abbiamo diverse strategie che possiamo mettere in campo di prevenzione. È chiaro che possiamo cercare di ridurre l'entità del fenomeno, ma questo riusciamo a farlo in pochi casi, oppure di prevederlo in tempo per poter dare un allertamento. Però c'è tutta una serie di altre misure che noi potremmo adottare dall'adattamento, semplicemente adattarsi, quindi sapere, conoscere, imparare dal passato e quindi assumere delle forme di comportamento, di urbanizzazioni che siano coerenti con quanto abbiamo appreso, e non è questo il caso attualmente in nessun paese, incluso il Giappone, di forme di mitigazione che quindi sono orientate a rendere meno grave l'effetto di un evento calamitoso fino alla riduzione dei danni fisici veri e propri quando noi riusciamo a farlo. Qui mostro un lucido perché riguarda sempre questo progetto sulla vulnerabilità, riguarda le isole Eolie che prima sono state citate, l'isola di Vulcano prima e dopo, nessuno tsunami, facciamo assolutamente le corna, ma prima e dopo gli anni 50, cioè quando è iniziata l'urbanizzazione dell'isola nella zona più a rischio, esattamente sotto il vulcano La Fossa, dove ci possono essere dei fenomeni di lar, dei fenomeni di cinerite, dei piroclasti e così via, che sono molto dannosi e sulle quali c'è poco da fare in termini di difesa. Ora, il fatto che noi sappiamo poco o non abbastanza della vulnerabilità rispetto a molti rischi è un problema che nasce anche dal fatto che noi non conosciamo tanto i danni. Allora, voi direte, questo non ha senso, perché il giorno dopo qualsiasi evento apro il giornale e leggo che ci sono tot milioni di euro di danni. Io sono sempre molto gelosa dei giornalisti che hanno questa informazione, che noi dopo 6-7 anni di studi ancora non riusciamo a recuperare un dato che sia significativo e attendibile del danno. Questo perché qui siamo in una sede di economisti, molti economisti, quindi c'è questa idea che occorre considerare non solo il danno diretto fisico ma anche il danno indotto, e nel caso del Giappone ci ha detto prima che il danno non è solo quello delle case, che pure era enorme, ma quello di tutto l'indotto che anche a livello planetario è stato colpito da questo evento molto indirettamente.
Però quello che noi dobbiamo considerare non è solo queste caratteristiche della dimensione del danno, ma anche qual è la relazione, la proporzione del danno e del costo di questo danno su diversi settori della nostra vita, quindi dalle caratteristiche in termini di vittime, sulle infrastrutture, i servizi pubblici, tutte cose che ci sono state dette. Cioè noi in molti casi alla fine di un evento non sappiamo davvero dire non solo qual è l'ammontare complessivo tenendo conto anche delle conseguenze indirette, ma non sappiamo neanche dire nei diversi casi quale sia il rapporto relativo, cioè se è stata più danneggiata l'agricoltura piuttosto che gli impianti produttivi. E questo perché? E qui veniamo, salto un po' di aspetti, salto questi aspetti del Giappone perché non è... vorrei soffermarmi in particolare su un aspetto. Perché è così complesso ricostruire il danno nella sua complessità? Perché sono tanti gli enti, tante le organizzazioni, tante le istituzioni, non solo pubbliche ma anche private, pensiamo ai gestori di reti, che si occupano della raccolta dei dati che servono a loro per poter ripartire. Prima si diceva che l'ente elettrico, l'Enel, noi abbiamo fatto una piccola esperienza, ovviamente facciamo anche lì, cioè non auguriamo niente di male assolutamente ai colleghi dell'Umbria, e dopo gli eventi alluvionali sicuramente non particolarmente rilevanti, ma che comunque su una comunità locale hanno un impatto abbastanza significativo, anche perché sono ripetuti, nel novembre 2012, novembre 2013 e febbraio 2014, noi abbiamo cercato di lavorare, abbiamo parlato anche con l'Enel, è chiaro che loro hanno delle misure, delle capacità di risposta, però poi quando ci si sposta verso le piccole e medie aziende che non sono in grado di investire su tecnologie che potrebbero portarle sul mercato allargato, non almeno quelli che noi abbiamo intervistato, che capisco non sono esaustive, ma insomma non hanno molto investito, questo è un problema. Secondo me, insomma, il problema di non avere una consapevolezza, una cultura del rischio che faccia prendere delle misure però molto concrete, no? Sposto, metto in alto le cose più importanti, elevo l'impianto elettrico, mi rendo conto che sono sotto il livello del fiume e cose di questo genere. La complessità di tutti di costruire un evento nel suo complesso nasce dal fatto che il coordinamento tra tutti questi enti, tra tutti questi attori non è semplice, soprattutto perché non avviene sempre in tempo di pace e perché non è previsto, diciamo, dall'ordinamento del nostro Stato. Noi parliamo molto della governance del rischio e io ho imparato oggi che in Giappone in ogni ministero mi sembra una cosa molto, molto utile, molto importante, c'è un'unità che si occupa di questo aspetto, però la realtà è che poi quando si va sul territorio sia il coordinamento verticale che il coordinamento orizzontale, che cosa voglio dire, il rapporto tra la protezione civile nazionale e quella comunale, piuttosto che il rapporto tra i vigili del fuoco, la polizia, il tecnico comunale, l'ANCI, eccetera, eccetera, non è sempre così facile. E questo non perché l'Italia, come è stato detto prima, un'osservazione con la quale io non concordo, e non perché c'è di là la protezione civile di Roma, ma perché penso che forse noi abbiamo esagerato in passato a dire che avevamo la migliore protezione civile, però è sicuro che la protezione civile italiana come sistema sia un modello per molti altri paesi, sia a tutt'oggi un modello di efficacia e di funzionamento con i suoi limiti che come ce li hanno i giapponesi e li abbiamo anche noi italiani, però non possiamo esagerare, perché il problema ce l'hanno gli americani, l'abbiamo visto con Katrina, ce l'hanno altri paesi, ce l'avranno i paesi nordici che semplicemente sono meno a rischio e quindi sono un pochino più fortunati. Però un esempio che c'entra poco come con quello che stiamo discutendo oggi, come l'attentato di Breivik in Norvegia, ha mostrato delle vulnerabilità nel sistema di protezione civile, perché lì si trattava di salvare le persone al di là di prendere questo disgraziato, che non erano da poco. E quindi questo vuol dire che quello che mi è piaciuto molto dell'intervento di Federica, la questione della condivisione non è solo delle lezioni, ma delle conoscenze. Su questo noi attualmente abbiamo un progetto, vedo qui
il segretario dell'autorità di bacino del Po e alcuni colleghi dell'autorità di bacino che fanno parte di questo progetto, che riguarda proprio questo concetto della condivisione delle conoscenze tra i diversi attori, fino ad arrivare, noi molto pragmaticamente, un po' schematicamente, abbiamo deciso di distinguere tra settore pubblico, settore privato, società civile e ricercatori, che è una divisione che tutti ci diranno che è semplicistica, però è utile, è pragmatica, ci aiuta a capire come il flusso di conoscenze, quindi non solo di informazione, avviene o non avviene, quali sono le barriere nella condivisione, che, come ci ha detto giustamente Federica, è fondamentale. Da questo punto di vista vorrei dire che molto spesso si dice i decisori, quindi anche la protezione civile, oppure non sanno abbastanza, non c'è abbastanza conoscenza scientifica. Questo non è vero, perché sul problema della definizione di scienziato e ricercatore noi ci siamo resi conto che gli scienziati, cioè il geologo piuttosto che l'ingegnere, sono nella pubblica amministrazione, nell'assicurazione, quindi non esiste lo scienziato puro, esiste, diciamo, lo scienziato che lavora nelle università, ma non è l'unica figura. Da questo punto di vista, quindi, è vero che è importante che le decisioni politiche vengano prese tenendo conto molto dell'informazione e delle conoscenze scientifiche che si hanno, però è altrettanto vero che quando gli scienziati o i ricercatori propongono delle misure di prevenzione o dei modelli di gestione del rischio, dovrebbero conoscere meglio di quanto succeda oggi quali sono le procedure e l'operatività delle amministrazioni, cioè certe proposte sono proprio non sono attuabili, e quindi da questo punto non sono attuabili perché la pubblica amministrazione non può occuparsi solo di quel tema che sta a cuore lo specifico scienziato, ma evidentemente devono occuparsi di una molteplicità e la scelta non è facile. Da questo punto di vista la nostra esperienza con la piccola regione Umbria è molto per noi importante, come è stata per Federica la sua in Giappone, perché ci ha permesso di capire come le nostre esigenze, che poi sono anche le loro, anche per loro è importante conoscere il danno per poter ricostruire meglio, per poter prendere delle migliori decisioni in materia di pianificazione del territorio, pianificazione dell'emergenza per il futuro. Però è importante collegare queste esigenze più di carattere di comprensione dell'evento con le necessità e le richieste, per esempio, della Protezione Civile Nazionale per la compensazione dei danni di quelli che si riescono a rimborsare o comunque. Quindi occorre in un qualche modo incanalare e lavorare insieme nella reciproca comprensione. Anche la conoscenza di come funziona la pubblica amministrazione non è una conoscenza da sottovalutare. Vabbè, sto andando molto veloce. Per arrivare a un punto un po' conclusivo, che riguarda sempre il nostro progetto, nel senso che noi abbiamo un po' da italiani la tendenza di dire certo, quello che fanno i giapponesi piuttosto che gli americani è tutto perfetto, quello che facciamo noi è buca dappertutto. Questo, ad esempio, in materia di organizzazione della protezione civile non è necessariamente vero, perché anche in questo caso del terremoto del 2011, ma sicuramente nel terremoto di Kobe del 95, è emerso come, e così come il caso di Breivik in Norvegia, ha fatto emergere come la rigidità, l'estrema gerarchizzazione dei sistemi organizzativi di protezione civile, che sembrano funzionare sulla carta, perché uno dice è come un esercito, ognuno fa esattamente, e il problema è che di fronte all'inatteso, o di fronte alla sorpresa, o di fronte al fatto che non hai più gli strumenti che pensavi di avere, che ti trovi in un ambiente che è totalmente modificato rispetto a quello che, su cui tu avevi pianificato, la capacità di avere una risposta flessibile, la capacità di assumere una decisione a livello locale senza incorrere poi in conseguenze legali troppo gravi per la persona che le assume, quindi lasciando questa possibilità, in realtà consente molto spesso di trovare delle soluzioni migliori e di salvare tante vite, quello che ci ha raccontato prima Federica.
Da questo punto di vista, nel nostro progetto, magari io sto giusto riprendendo da un rapporto che i colleghi greci hanno stilato mentre il dottor Pum era presente, quindi ci può dire qualcosa di più, uno degli aspetti su cui noi ci stiamo interrogando è proprio come la crisi finanziaria in Europa sta impattando non solo sulla capacità di prevenzione, ma anche sulla modalità di condivisione e di produzione delle conoscenze in ambito di prevenzione. E sono emerse, adesso io non dirò tutti i punti perché non voglio rubare troppo tempo, ma sono emerse delle cose molto interessanti e non banali. Perché è chiaro a tutti che, almeno per la Grecia, alcune cose sono, penso, più vere per la Grecia, forse un po' meno per l'Italia, ma alcune cose sono vere anche per l'Italia. In particolare, rispetto a quello che dicevamo prima, l'irrigidimento dell'amministrazione pubblica, il fatto di dover seguire delle regole sempre più stringenti e sempre più di efficienza economica, se da un lato risponde ai dettami chiaramente della Commissione europea, però riduce i margini di flessibilità che invece sono una caratteristica importante e che dovrebbe essere salvaguardata. Noi possiamo migliorare in termini di coordinamento, ne abbiamo bisogno, ma non possiamo, secondo me, non dovremmo rinunciare a questa peculiarità della protezione civile italiana, che è quella di essere di grande flessibilità, di grande inclusione di, diciamo, di attori vari, inclusi i volontari, per un problema che è non tanto monetario, non tanto e non solo finanziario, ma proprio di irrigidimento delle regole per conformarsi a un modello che è più quello nordico, che non necessariamente funziona, soprattutto in un territorio come quello italiano, che è esposto a molti rischi contemporaneamente, alcuni dei quali potrebbero anche essere concatenati. È chiaro che alcune lezioni che vengono dalla Grecia sono abbastanza ovvie. È chiaro che se non abbiamo soldi, decidiamo di costruire anche in zone turistiche dove non si dovrebbe costruire, perché così attiriamo capitali e quindi rilassiamo un po' i vincoli ambientali. È chiaro che poi facciamo meno controlli sulla qualità delle infrastrutture. Forse questo in Italia non è ancora, non è vero, spero che non sia vero, ma sicuramente i fondi per la manutenzione del territorio e delle difese strutturali, questi mancano anche da noi e sono un grosso problema dal punto di vista della capacità di prevenire rischi e eventi più o meno gravi. Un punto che anche mi è sembrato molto interessante su questo aspetto delle conoscenze, il fatto, che è più della Grecia, il fatto di aver comunque licenziato molte persone dalla pubblica amministrazione o di aver ristrutturato la pubblica amministrazione in maniera molto pesante, ha comportato una perdita delle conoscenze, perché le conoscenze sono persone e se queste conoscenze devono essere condivise e le persone se ne vanno, occorre trovare dei meccanismi, dei modi, anche lavorando sulle nuove tecnologie, che è una delle cose che loro stanno facendo, per raccogliere queste informazioni, per raccogliere queste conoscenze e condividerle. C'è anche un aspetto di positività, perché non vorrei lasciarvi solo con questa immagine un po' triste della crisi finanziaria che ci riduce i nostri margini di manovra. Uno degli elementi che anche in Italia sembra essere verificato è il ripensamento delle strutture in funzione di un migliore utilizzo dei fondi europei, e da questo punto di vista l'apertura che mi sembra di aver colto anche per esempio dei vigili del fuoco di possibilità di partecipare a dei bandi europei mi sembra molto importante, perché in queste sedi, al di là di tutto, si confrontano conoscenze anche con colleghi di altri paesi. Sicuramente nell'ambito greco l'emergere di nuove iniziative di volontariato, l'uso migliore delle nuove tecnologie, una capacità di ascolto da parte del governo che forse non avrebbero avuto in passato. Questo in Italia direi che non è vero, perché la capacità di ascolto del cosiddetto terzo settore era già molto alta prima, ma è sicuro che oggi alle organizzazioni di volontariato viene demandato quello che lo Stato non sempre riesce a fare per mancanza di finanziamenti. Una maggiore attenzione sicuramente alla
alla qualità e all'efficienza degli interventi proposti. Da questo punto di vista sarebbe utile una visione comprensiva come quella di cui parlavo prima sulla valutazione dei danni, perché se noi non conosciamo davvero il peso reciproco dei vari settori, dove occorre e conviene intervenire e investire di più, in realtà rischiamo di spendere molti soldi su alcuni settori che poi magari non sono né quelli strategici né quelli più importanti o più capaci di avere un effetto anche di lungo periodo rilevante. Infine, l'ultimo punto su cui volevo dire, in realtà volevo dire una parola sulla legge 100 di riordino della protezione civile, ma invece non ne dico niente, ma ha cercato di porre dei paletti per un problema che è di coordinamento non solo tra diversi enti e tra diverse organizzazioni, ma che è anche un problema nel tempo, perché questo coordinamento non si può garantire solo nella risposta all'emergenza, ma deve essere garantito tra il prima dell'impatto, nell'emergenza, fino alla ricostruzione, perché sono enti e uffici della pubblica amministrazione diversi che si rapporteranno in queste fasi, e da questo punto di vista la difficoltà di garantire questo coordinamento è sicuramente rilevante. Infine, una parola per dire che nel dicembre dell'anno scorso la Commissione Europea, l'Europa, l'Unione Europea si è dotata di uno strumento che già aveva, ma che adesso è stato abbastanza innovato, che riguarda il Community Mechanism, ovvero la protezione civile europea, laddove è abbastanza interessante perché anche lì l'accento viene messo sugli aspetti di prevenzione, sulla capacità di mettere a sistema non solo le risorse all'interno dell'Unione, ma anche le conoscenze e le lezioni apprese dai diversi interventi, sia in territorio comunitario che esterno. Con questo io concluderei e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Shira per aver portato a sintesi tanti dei punti emersi anche nelle presentazioni precedenti e per averci offerto anche ulteriori spunti di riflessione. Allora abbiamo 10, massimo 15 minuti per domande e riflessioni. Partirei magari dagli ospiti che sono collegati a Venezia, se c'è qualche domanda. Mi sentite? Sì. Alisa, ci senti? Certo. Sì, ottimo. Allora, io vorrei ringraziare a nome di tutti quelli che si trovano qua in questa sala a Venezia a tutti gli speaker. Le presentazioni sono state veramente molto, molto interessanti. Apprezziamo molto la possibilità di poterli seguire da qua. Io prenderei spunto direttamente dalla ultima slide di Shira. È fantastico, il nuovo meccanismo della protezione civile europea ha introdotto l'obbligo di tutti i Paesi membri di produrre una valutazione multirischio. Multirischio che dovrebbe essere completata entro il 2015. E volevo solo ricordare che nel 2010 la Commissione europea ha adottato anche una strategia interna di sicurezza che prevedeva simile obbligo già dal 2012 al 2013. Quindi io ho l'impressione che noi anche a livello europeo riproponiamo sempre gli stessi obblighi e ci arrendiamo davanti, insomma, forse la scarsa volontà politica di adempiere, insomma, questi obblighi con contenuti. Passo la parola a Lorenzo che aveva un commento. Sì, anch'io avrei un commento, se possibile, da Federica. Si collega a quanto detto da Shira sulla pianificazione. Il falso senso di sicurezza di cui Federica faceva esempio nei confronti della gestione dell'emergenza ha portato in questo caso anche, secondo me, a una forse cattiva pianificazione territoriale. Nel senso, è vero che il SIWOL oppure le dighe hanno ridotto l'estensione dell'inondazione, però sicuramente hanno aumentato i danni perché si è costruito in zone probabilmente esposte, molto esposte in più. L'evento della centrale nucleare è anche dovuto al fatto che la centrale nucleare era in quella posizione
era dotata di tre generatori che probabilmente non erano posizionati, erano posizionati a terra, e quindi questa falso senso di protezione nei confronti della pianificazione è risultato probabilmente estremamente negativo. E questa cosa nelle lesson learn del documento non l'ho vista, quindi se Federica poteva fare un accenno a questo. E più volevo sapere se qual è la situazione attuale, se si sta ricostruendo nelle zone distrutte oppure no. Grazie. Grazie Lorenzo, so come al solito sono delle domande difficilissime. Allora, la prima è verissimo, in Giappone si sono sostanzialmente focalizzati, tutta la loro attenzione è stata focalizzata sulla protezione imminente, cioè per cui, come dicevi giustamente, la diga è posta subito prima della costa. Ci sono poi una serie di altre protezioni successive che vengono fatte inland, cioè nella parte interna del territorio. Per cui se tu guardi alla zona di Sendai, le dighe sono state poste ovviamente subito prima della costa, fino a 10-15 metri di altezza, modulari e mobili, in posti diversi e in modi diversi a seconda della parte del territorio. Nella parte più interna ci sono degli altri sistemi di protezione di vario genere, alcuni localizzati vicino a fiumi, che nel momento in cui si ingrossa il mare si ingrossano anch'essi, per cui ci sono degli altri sistemi di protezione con dei cancelli mobili, che anche quelli si aprono e si chiudono. Poi ci sono delle barriere di tipo, li chiamano secondario e terziario, che arrivano addirittura ad essere anche le strade, per cui la highway, l'autostrada costruita in rilievo, o insomma in 10 metri più in alto del resto del territorio, risulta essere un'altra barriera. Per cui ci sono è per questo che non trovi una valutazione che collega il tipo di barriera da tsunami, cioè quella direttamente sul mare, con la pianificazione, perché in realtà quello che vedono loro è la costruzione di una serie di barriere ulteriori, sono strati diversi che vengono proiettati nel territorio. Dall'altro lato è sicuramente vero che questo crea un senso di protezione, per cui se non è la prima è la seconda, se non è la seconda è la terza, in quella zona pensano di essere sostanzialmente sottoposti a un rischio molto minore di quello che realmente si è valutato. La pianificazione ha tenuto conto di questo in un modo opposto, cioè creando l'obbligo di creare degli stabili che fossero alti più di 4 piani in alcune zone, e quelli sono stati indicati come i posti di evacuazione. In questo caso, avendo avuto delle onde superiori all'aspettato, alcuni di questi posti di evacuazione non hanno fatto la funzione che gli si era prevista. Per cui la pianificazione è stata creata in termini di sistemi di evacuazione e di barriere successive, ma non ha cambiato la destinazione d'uso delle zone del territorio, alcune delle quali poi sono collegate anche, sono zone, in questo caso specifico zone di pesca, eccetera, per cui le persone vivono lì perché lavorano lì e non c'è stata molta possibilità di spostarli. La parte di ristrutturazione e di successiva all'evento sta ancora procedendo, è molto lenta. Si pensava che sarebbe stata più veloce la ricostruzione e in molti casi addirittura la rilocalizzazione di alcune delle popolazioni, ma il processo è fatto in maniera partecipata, molto spinta se vogliamo, per cui ci sono alcuni posti, in alcuni comuni potremmo dire, il processo è lentissimo, in altri invece è stato reso un pochino più veloce. La gestione è totalmente locale, per cui ogni singolo comune ha delle regole di base che gli vengono dal governo nazionale, ma la modalità di applicazione, la tipologia di partecipazione, concertazione, negoziazione della ricostruzione è completamente variabile e dipende dal comune. Hanno creato delle zone che chiamano delle red zone o no building zone, per cui le zone che adesso sono state quelle subito vicine al mare sono diventate le zone in cui non è più possibile costruire in una maniera più assoluta.
hanno creato delle altre zone. Nel libro c'è una mappa, scusa che non ce l'ho, comunque nel libro, quando lo riceverete, la vedrete, ci sono queste zone che sono state definite a seconda dell'impatto dello tsunami, alcune di completa, assoluta non possibilità di costruzione, altre dove è possibile costruire solo con certe caratteristiche, alcune dove è possibile costruire ma con alcuna costruzione residenziale, ma ad esempio non ci possono essere scuole, non ci possono essere ospedali e così via. Per cui è stata rifatta una mappatura completa della zona con la destinazione d'uso completamente differente. Questa ancora è la pianificazione, l'implementazione è lenta, stanno tentando anche di spostare completamente interi villaggi, ma come potete immaginare non è banale, e questo è in fase di negoziazione, ripeto, e localmente viene gestito in maniera diversa, proprio un po' difficile dare un'unica risposta su tutta l'area. Spero che questo risponda. Grazie mille Federica, grazie da Venezia. E chiederei alla Protezione Civile a Roma se c'è qualche domanda o qualche commento anche rispetto all'ultima presentazione di Shira, e dopo passerò la parola a Milano, quindi alla vostra ultima chance. Sentite? Sì. Pronto? Sì, mi sentiamo benissimo. Prego. Ecco, allora innanzitutto volevo ringraziare per la possibilità di averti seguito, ringrazio quindi la Protezione Mattei e tutti i relatori, siamo finiti di conoscere benissimo, ci sentiamo poco, Federica Ranieri e Shira Minoni. In particolare volevo fare rete complimenti a Shira Minoni per la profonda conoscenza che ha dimostrato del Sistema Nazionale di Protezione Civile, che come dovremmo pensare tutti quanti non è un ente, non è un'amministrazione, è una funzione, è un coordinamento tra tante amministrazioni, tanti enti, e strutture e proprio questa la conoscenza della funzione di coordinamento di protezione civile che è un po' quella che manca. Mi verrebbe da fare convinto un po' tutto quanto, soprattutto che peraltro era molto chiara e molto sintetica, per cui mi soffermerò solamente su alcuni punti. Un punto molto importante è quello della conoscenza scientifica, il trasferimento della conoscenza scientifica nelle azioni di protezione civile. È un'attività che impegna molto il Dipartimento della Protezione Civile, ma un po' tutto il sistema. E gli enti scientifici entrano nel Sistema Nazionale di Protezione Civile. Da diversi anni con il sistema dei centri di competenza stiamo cercando di integrare al meglio. Sappiamo purtroppo che spesso il concetto che si ha nel mondo scientifico dei prodotti della protezione civile non trova poi un riscontro, perché molto spesso le proposte sono più mirate a al raggiungimento di un prodotto scientifico che però non ha poi una diretta applicabilità. E in questo proprio il rapporto con società stiamo portando avanti da anni con il mondo scientifico per quanto riguarda i terremoti, l'Istituzione di Giuristica e Vulcanologia, la Protezione Civile e Sismica, e ovviamente ce ne saranno altri per quanto riguarda gli altri fisici, ce ne sono altri per quanto riguarda gli altri fisici. Tende proprio a integrare quanto più possibile l'offerta che il mondo scientifico può dare alle effettive reali necessità del mondo di protezione civile. Il mondo di protezione civile ha al suo interno dei decisori, perché chi ha viene deputato all'azione di entra, e dei decisori che molto spesso si trovano a prendere decisioni senza avere il supporto necessario della informazione scientifica nei termini che occorre per poter effettuare le scelte più adeguate. Un'altra un po' domanda che vorrei porre è la domanda: è utile parlare di megare? Mi sembra che la risposta che è stata data a questa domanda è
dobbiamo guardare soprattutto alla vulnerabilità degli stessi esposti. Però io la interpreto anche in un altro modo: è utile parlare di media eventi quando siamo afflitti giornalmente da medi eventi o da piccoli eventi che comunque producono disastri assolutamente inattesi. Parlare di mega eventi significa in qualche modo andare a guardare il quasi impossibile in termini di produzione del rischio in generale dei rischi e non affrontare poi quelle che sono le idee quotidiane che noi dobbiamo affrontare rispetto al rischio idrogeologico, idraulico, al rischio sismico e anche alle possibili anche che non necessariamente sono quelle che ricadono diciamo nella categoria dei mega eventi, della eruzione che avviene è avvenuta una volta in tutta la vita del vulcano. Mi dica, vuoi rispondere brevemente? Sì, sì. Non so, in realtà appunto è la tua, però... Ma mi sembra che mi hai fatto riferimento a circa minuto. Ok, allora, sì, certo, noi abbiamo necessità forse di distinguere tra quelle che sono le sfide, secondo me, degli eventi frequenti, ripetuti, che colpiscono soprattutto un territorio come quello italiano che è esposto a molti rischi, rispetto alle possibili conseguenze di eventi molto gravi che però sono anche di dimensioni proprio di magnitudo estremamente elevata che proprio per questo sono meno frequenti. Ritengo che forse è chiaro che essere più preparati sugli eventi minori fornisce già una carta in più per saper affrontare anche quelli più improbabili e però con conseguenze molto gravi. Non credo che bisogna trascurare l'aspetto dei mega disastri, perché poi nel momento in cui uno si trova a doverli fronteggiare, purtroppo lo deve fare. Quindi, almeno dal punto di vista della preparazione degli scenari, dei piani di emergenza, io credo che sia utile, credo che venga anche fatto. Vorrei però... Secondo me occorre ben chiarirsi qual è il rischio accettabile e su che cosa calibrare la nostra azione, perché faccio un esempio molto banale ma che è ricorrente, peraltro già citato, l'eruzione, la grossa eruzione del Vesuvio piuttosto che tanto bene. Se noi guardiamo al passato dobbiamo pensare ad un'azione di evacuazione che coinvolge forse tutta l'Italia centrale, se andiamo al massimo assunto storico per l'uno o per l'altro vulcano. Cioè un'azione che è praticamente improponibile e che comunque ha una probabilità estremamente bassa, laddove già il piano su cui si sta lavorando ora implica una evacuazione di 800.000 abitanti, che è un problema non trascurabile, un problema veramente grosso, anche perché un'evacuazione non è un'evacuazione da parte in relazione a una situazione vulcanica, non è l'evacuazione per un tornado di cui conosciamo il momento, il giorno d'arrivo e la durata del fenomeno, che potrà essere di qualche ora, di qualche giorno. È un'evacuazione che rischia di durare giorni, mesi, diciamo mesi. Allora, dato che se non si affronta il problema in termini di costi e benefici, in termini di rischio accettabile, credo che qualsiasi problema diventa inaffrontabile. Ovviamente si possono affrontare delle azioni estreme, ma sempre con la massima flessibilità, che è una caratteristica che ci deve contraddistinguere. Fortunatamente, o sfortunatamente,
sicuramente ci contraddistingue come italiani, ma al di là di questo dobbiamo avere dei target un po' meno ambiziosi, ma che siano effettivamente realizzati. Bene, grazie mille a Roma per il vostro intervento. Siccome abbiamo i tempi un po' stretti, perché fisicamente ci faranno evacuare dalla fondazione a breve. Alle 7:30 chiude la sede, sono esatto. Le 7:12, abbiamo quindi tempo per un giro di domande. Sì, grazie mille ancora e sì, se vuole pure avevamo un paio di domande. Allora, mi devo aspettare il microfono un secondo, che devo far girare. Tre mega disastri all'anno, e quindi sostanzialmente
mega disastri, ma quando i mega disastri sono una volta ogni 100 anni diventa difficile mantenere la memoria, la conoscenza e la coerenza nei comportamenti, perché corrisponde probabilmente anche, se si fa la valutazione economica, a un grande spreco. Cioè, se uno fa la valutazione economica, si può discutere i vaccini così, cosa? No? Dico, come tutte le prevenzioni. Come tutte le prevenzioni, che nel momento in cui i bambini non so, se fanno i vaccini non si ammalano più, si pensa che sostanzialmente non servono. Poi uno della mia generazione che ha visto i bambini poliomielitici, forse mio figlio no, che non gliela faccio. Però è un problema che deve essere approfondito in relazione proprio alla possibilità di presentare questi scenari e di proporre delle misure rispetto a questi scenari e di poter poi organizzare nel momento in cui si verificano gli eventi, ovviamente le azioni necessarie. Vuol dire che la cosa che più importante che ho preso rispetto all'intervento della protezione civile in 2002 era stata detta da un medico che si occupava di pronto soccorso, che era il responsabile del coordinamento regionale, che ha detto ma se noi italiani siamo un po' strani, perché pensiamo che nel momento in cui le cose ordinarie non funzionano, nell'emergenza funzionano meglio, invece è vero il principio contrario, che, perché pensiamo che buttando la stampella come Enrico Totti superiamo lo Stato, invece il problema è che le cose che funzionano male in ordinario funzionano peggio in emergenza. Quindi sono d'accordo che bisogna mirare agli eventi più frequenti e rispetto a quello organizzare il sistema, però bisogna anche incominciare a affrontare il problema degli eventi poco probabile, dopodiché è proprio l'uso del termine poco probabile, magari di basso rischio, che confonde, perché il terremoto che ha interessato appunto il Modenese, l'operazione Rio, in questi tempi particolarmente sfortunata, era a basso rischio, che però voleva dire assolutamente che gli effetti sarebbero stati irrilevanti, sono come i bollettini di ordinaria criticità, dove tutti si concentrano sull'ordinario e non sulla criticità, e poi dopo è venuta la bomba d'acqua adesso questo. Quindi su questo bisognerebbe proprio probabilmente creare un osservatorio per parlare del mondo, comunque approfondire gli aspetti per capire come la conoscenza strutturata e la memoria strutturata può essere tramandata, proprio perché comunque per quanto sia un poco probabile si possono verificare e il cosiddetto rischio residuale è molto elevato, perché poi questo aspetto, così come penso che uno dei problemi è proprio la nostra incapacità di valutare i danni, perché poi i danni sono un componente fondamentale per determinare il livello di rischio e tendiamo nel momento in cui incrociamo la pericolosità come probabilità con il danno, tendiamo a pensare che appunto il rischio sia un rischio basso che può essere affrontato. Mi sembra che questo metodo, lezioni che apprendiamo, vada bene con qualche difficoltà nel momento in cui comunque ci si trova poi a dover rispondere di quanto è stato fatto perché a quel punto giustamente si stende un velo e chi ha le carte cerca di rimanerne e non è direttamente coinvolto nel cassetto, quindi bisognerebbe cominciare a riflettere sulla responsabilità dei decisori, perché negli Stati Uniti i militari del genio militare che aprono gli scornatori, i grandi scornatori del Mississippi, hanno una salvaguardia presidenziale, nel senso che nessuno li può portare in tribunale per qualsiasi cosa che possa capitare.
con l'apertura del, no, degli scornatori. Da noi, se uno rompe un argine inguinale che è preposto, no, che serve a quello, nel momento in cui c'è la piena, rompo l'argine golenale, può trovarsi in galera direttamente il giorno dopo, quindi c'è un problema. Posso fare alcune considerazioni sì. Allora, una riguarda sulle lezioni che possiamo imparare o non imparare dal caso giapponese, una riguarda il monitoraggio. Il sistema giapponese è un sistema dal punto di vista scientifico molto avanzato e con molto strumentato, molto di più, con una densità di strumenti di qualsiasi tipo, molto più che altrove, in qualsiasi altra parte, compresa gli Stati Uniti, se non in alcune zone particolari. E proprio in virtù di questa strumentazione, che non tutta era comunque utilizzata per il sistema d'allarme, si è stato in grado di vedere cose che non si erano mai viste per quel particolare terremoto. Che ad esempio sulla faglia ci sono stati degli spostamenti cosismici, cioè l'atto del terremoto sulla faglia di decine e decine di metri, si stima 40 metri, in generale sono 5-6 metri, cioè lo scorrimento che c'è sulla faglia di pochi metri, e anche per il terremoto del 2004 sono stati stimati 20 metri. Qui c'è stato uno spostamento di una quarantina di metri a largo, quindi è una cosa eccezionale. Secondo, non tutti gli strumenti, dicevo, erano collegati al sistema d'allarme e non è vero che non ci sia stato una, in certo senso, una specie di inventiva e non seguire il protocollo, perché gli strumenti che erano collegati al sistema d'allarme erano gli strumenti naturalmente sismici, quindi per la determinazione della magnitudo che è stata stimata inizialmente 8, ma poi alla fine è stata 9, quindi una grossissima sottostima della magnitudo e quindi di tutte le conseguenze delle valutazioni successive. Ma che cosa ha fatto lanciare un allarme e correggere la prima stima sbagliata del Renat, che è stata appunto di 3 metri e 6 metri, e dopo 20 minuti o 30 minuti è stata portata a 10 metri e oltre? È stato che c'erano delle boe a largo, 20 km a largo, che hanno registrato un segnale in due punti in particolare, che era il vero e proprio maremoto, fino ad altezze a largo di 6 metri, che non erano queste boe gestite direttamente dal sistema di protezione civile, ma dal sistema dall'autorità che gestisce i porti. Loro li hanno visti, hanno comunicato questa informazione al sistema, diciamo, di allerta. E questo che si chiama la Japan Meteorological Agency, JMA, e questi immediatamente l'hanno riproposto, ma purtroppo aumentando le loro stime al di là di qualsiasi protocollo, portandole al massimo. Però l'area, cioè questo messaggio è stato mandato dopo mezz'ora, quando ormai i primi messaggi erano stati dati, e questo ha creato un falso senso di sicurezza. Perché i 3 metri o i 6 metri che sono stati mandati nelle zone che poi sono state maggiormente colpite erano 3 metri o 6 metri al di sotto delle barriere protettive, perché loro avevano dei seawall fino ad un'altezza di 6 metri. E allora la gente ha pensato di non evacuare o di evacuare meno, teniamoci oltretutto conto che dal punto di vista costruttivo tutte i building, tutte le costruzioni che erano protette da queste barriere protettive dei seawall erano costruzioni spesso non troppo robuste, tant'è vero che abbiamo visto dalle immagini che appena arrivate a Londra ci sono state come le case dei tre porcellini, in un certo senso, o di alcuni dei tre porcellini, che è il terzo particolarmente saggio che avere una casa con le robuste. Ultima cosa importante, e quindi voglio dire, loro si sono coordinati, hanno cercato di salvarsi senza seguire strettamente le regole protocollari. Ma una cosa che non è stata detta qui e che è importante invece dire, per quanto riguarda la centrale di Fukushima, adesso non so dove deve essere posto l'accento, era che lì il maremoto di progetto e un terremoto di progetto nei porti era un terremoto troppo basso. Cioè il maremoto di progetto era un maremoto con altezze di onde di pochi metri, mentre lì è stata molto maggiore. E quindi quella centrale, per negligenza, non so, forse non scritto nel rapporto della World Bank, ma quella a posteriori, tutti oggi si interrogano perché mai quella centrale era stata costruita con un maremoto in progetto molto più basso di quello che si è verificato.
fatto, non solo, ma questa analisi è stata ribadita esattamente un anno prima, quindi nel 2010, quando si sono interrogati, ma è sufficiente la difesa che noi abbiamo di questa centrale, esperti giapponesi hanno detto sì, ovviamente, anche se voglio... perché l'ente che gestisce le centrali non è esattamente l'ente che ha le stesse conoscenze, o perlomeno non distribuisce, non condivide le conoscenze e i dati con altri enti che sono preposti invece al sistema d'allarme o altri tipi di pianificazione territoriale. Sono enti diversi, quindi o per interesse, per negligenza o per mancanza di organizzazione, questa condivisione di dati e quindi condivisione di previsione non è stata fatta. Quindi queste sono lezioni che noi dovremmo importare, naturalmente l'anno non hanno funzionato e noi dovremmo cercare di utilizzare questa condivisione di dati e diverse esperienze e diverse expertise, quindi una multidisciplinarietà. È importantissimo questo, assolutamente. Avrei cambiato cose da dire, ma qui mi fermo. Infatti mi dispiace moltissimo interrompere in modo un po' brusco la discussione che stava nascendo e non permette neanche di fare ulteriori domande, ma veramente abbiamo questo limite pressantissimo della chiusura della sede, ma possiamo, sì. Potete continuare. Infatti possiamo continuare da basso, possiamo continuare da basso. Cioè alle 7:30 abbiamo ragione di sicurezza, dobbiamo chiudere. Ragione di sicurezza dobbiamo chiudere, io vi ringrazio tantissimo sia a Venezia che a Roma, e qua a Milano ovviamente, e spero ci siano altre occasioni presto di poter discutere di queste tematiche con più tempo magari e più calma. Grazie mille. Grazie.